Vado allora. Ci dovremmo essere. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Non mi ero per niente dimenticato della live di stamattina, nella maniera più assoluta. Infatti vi ho fatto uno scherzo. Sono partito con un titolo e poi l'ho cambiato. Che scherzone, wow. Con tanto che vi ho avvisati la settimana scorsa che ci sarebbe stata questa live, infatti avete visto? Inaspettata questa cosa. E con tanto che ci eravamo anche sentiti tra di noi. Assolutamente. Eravamo pronti e l'ho fatto apposta, assolutamente. La fama a Pasquetta o non la fama a Pasquetta sta live? Ma no, facciamola martedì. E poi martedì è arrivato ed è passato. Allora, ne approfitto per salutare anche tutti quelli che ci stanno seguendo su Multiplayer. Quindi un ringraziamento speciale alla chat. Ovviamente sono insieme a Francesco e ad Alessio. Come al solito questa live sarà rischiosissima, perché io per fare sta cricco, per riuscire a far vedere 65 partite, 38 finestre, che ricordiamo non serve, però... Non serve, ma purtroppo io non decido da solo. Alessio, per partecipare, deve avere tutti questi setup galattici, fastidiosissimi. Okay. Avete proprio un contratto dove Alessio pretende determinate cose, mi sembra corretto. Ma perché lui sbaglia, lui ha chiesto ieri. Oddio, rifacciamo il microfono. Io ti risento 16 volte, Francesco. E allora mi sa che c'è rientro da Alessio. Ah, forse perché devo chiudere la chat. Mi sa. Esatto, sì. Ah no, sei in game, perdonami. Però in direttissima è incredibile che arrivi con questa velocità. Allora, il mio equipaggio... Silenzio fastidio, tutti, no? No, devi silenziare te. Sì. Oddio, come? No, devi silenziare, devi silenziarlo tu. No, lo dobbiamo silenziare noi. Ah, noi dobbiamo silenziare sì, lui? Sì. Esatto, c'era un passaggio, sono andato in blocco mentale. Ah, sì, uno è molto basso, l'altro è alto il doppio. Ce ne occupiamo subito, Gabriel. Allora, aspetta, dove cazzo faccio a levare? Silenzia la chat vocale di un marinaio. Quel marinaio sarebbe... Ecco. Son ghi! Agge fat. A me sembrano uguali. Agge no, fat, che non mi ero dimenticato. Rinnovate per Live Train nel frattempo. Grazie a Nun, Lighto, Gazzo, Piazza, Luke, I'm Luke, Leonessa, allora. Zeno, quello del piano di sopra e Zuzziro. Ok, ci sono. Io invece ringrazio, approfitto per ringraziare Finrod Z che si è abbonato, saluto Jacopo che ci sta seguendo, si è svegliato presto questa mattina, Camo Miss Fortune per l'abbonamento e saluto in particolare Metellone, grande Metellone. Grande Metello, io sto ancora aspettando che mi inviti in sala di doppiaggio, non so più come dirtela questa cosa qui. Così ti posso fare World Premiere. Fuck the Oscars. Stavo scegliendo delle vele adatte, però magari ce l'hai già. Guarda che bella che è questa. C'ho una maglietta così con queste vele qua. Ma sono quelle con la X? No, con la X? No, è quella con il logo di Sea of Thieves in oro su sfondo nero. Ah, bellissima. Io ho questa qua con la X. Che però Marina, ma ha detto che è della merce speciale. Rimetti quello rare. Scusami, il gatto che l'ho tolto. Guarda che vedo da qua. Dovrei vederla la tua, no? Allora, carina anche la tua. Beh, per le registrazioni dell'Ultra Pop basta che vai su YouTube e cerchi Ultra Pop Festival, trovi il canale dedicato dove ci sono tutti i panel riascoltabili. Questa settimana uscirà finalmente il podcast. Dimmi. Però metto qualche cosa nero come scafo, più cattivo. Sì, non ce l'ho uno scafo nero, quindi questo sentite? È il più... Sì, ti sentiamo. Buongiorno, dove Alessio. Sei? Dove siete, ragazzi? Buongiorno, volevo benvenuti a questa fantastica ultima puntata di Per mare con il gatto. Ho parlato con il mio agente, ha detto che parlerà col direttore Alessio. Di rete. Qualcuno questo format Alessio. O viene spostato immediatamente a un'altra mutato. Fascia oraria, altrimenti io ho tutto il diritto, secondo il contratto che ho firmato, di non partecipare mai più nella vita. Ma io, a quest'ora, ragazzi, del mattino non arrivano neanche le mail. Stamattina non sapevo cosa leggere. Ho letto la scatola degli stuzzicadenti. C'è scritto che con gli stuzzicadenti samurai ogni giorno è speciale. Mi spiegate perché con gli stuzzicadenti ogni giorno è speciale? Scusate, io ce l'ho silenziato, Alessio, quindi non è il mio. Io ce l'ho sotto il mio equipaggio. Pierpaolo, tu devi essere nella live del pirata. Io non ti sento nei pirati. No, vedi? Non è che lo senti dalla sua live, magari? Voi lo sentite nella live? Lo senti dalla sua sorgente? Certo, sei solo tu che non mi senti, Alessio. Grazie, mister, per i 2 mesi. Mamma mia, ogni allora volta giustamente ti avrò silenziato, ma cosa devo fare? È che non c'è una livrea nera?
No, nero nero non c'è niente. Non c'è una linea nera. Potete dire ad Alessio di riaccendermi su Discord, che evidentemente mi deve aver mutato, e di mutare tutti quanti dentro Sea of Thieves, perché non ci ha mutati. Alessio, devi sentirci da Discord, non da Sea of Thieves. Ma io vi devo, scusate, non mi ricordo più, ma vi devo ascoltare su Discord, non sì, su sì, ci devi ascoltare su Discord e mutare ogni tutti volta, su Sea of Thieves. Ogni volta. Grazie, Alan, e io me ne ero dimenticato, Però io su Discord non sono mutato. Niente. Mutato. Discord. Non sono mutato su Discord. Devi mutarti nel gioco, Alessio. Però io effettivamente lo sento su Discord, Parlami. Sì, anch'io lo sento su Discord, ma io lo sento anche nel gioco. Devi mutarlo tu nel gioco. Io l'ho mutato, ce l'ho nel gioco. Io vi ho tutti mutati. E allora com'è possibile che lo senti in game? E perché a me non mi riesce a mutare nel gioco? Pier, secondo me tu lo senti, live, tu, esatto, tu lo senti dalla sorgente della sua live. Ma guarda te, guarda. Anche lui non si è mutato nella live, avete ragione, scusate. Guardate. Aspetta, da chi è capitanato Net Addiction, ragazzi. Come siamo messi? Sai, ti ho fatto un casino con gli scafi, perché non c'era niente che mi soddisfaceva. C'è una differenza sostanziale, che Francesco Pierpaolo, potremmo escludere questa cosa di Discord e usare la chat in game? Perché io ho scoperto che con la telecamera, invece che aspetta che montare tutto questo accrocchio allucinante, ascoltami, fa schifo, invece di fa montare schifo, tutto questo accrocchio allucinante, posso fare il picture in picture nella live? Perché non parliamo direttamente? Perché si sente di merda. Ecco. Perfetto. Ed è arrivato anche... Grazie Alan di nuovo per l'abbonamento. E ci chiedono se Alessio è a casa dell'amante. No, Alessio ha una casa, ve l'ho detto mille volte, talmente grande ed equipaggiata di ha svelato inquadrature. Ma che bella la nave in fiamme. Ti piace? Ma i cannoni, perdonami, assolutamente. Volevo ricordare io sto giocando su uno schermo 3 metri per 1,5 in questo momento. Si sta giocando da un proiettore. Gli piace compensare la dimensione del pene ad Alessio, quindi cerca un però non vedo, però non si vede niente in questo proiettore. Ma qual è il nostro obiettivo in questo momento? Niente, andiamo a giocare. Allora, fate una cosa. Allora, votate di fianco alla tendina dell'uomo dei tesori. Votate per alzare la bandiera dei tesori. Cos'è? Dopodiché, Fe, che cos'è? Qui, in spiaggia. Cioè, in spiaggia. Vieni, sto qui. Grazie Francesco che mi aiuti col babysitting. Qui. Ah, sempre quello solito e poi moriamo subito, sì. E quindi è inutile. Bravo, ma come? No, perché? L'altra vinta volta siamo morti immediatamente. E devo parlare con Henry, il calciatore? No, a destra ci dovrebbe essere un banchetto dove firmi. Perfetto. Eccolo là, vuole firmare vuole per firmare la droga? Qui? Esatto. Queste volte ci stanno quelli, mi vuole firmare, ma contro o a favore a volte? Poi adesso tornate sulla nave e dentro gli alloggi del capitano firmate per far partire il tesoro. Senti, no, ragazzi, ma... Gatto dalle No, dovete un'informazione chiara alla volta. Cos'è la seconda? Entra. Beh, Alessio, ti ho detto di salire sulla nave e entrare negli alloggi qui. Del capitano. Venite qui, agli alloggi del capitano. E firmate qui, sta all'angoletto. Io ho votato la questione. E dicevo per rispondere in chat, no, ragazzi, quell'account su Instagram per Paiale è una fanpage, non è né mia né di Alessio. Allora, chi è che vuole far da me il navigatore? Chi vuole far... pulire i ponti, mozzo. Pulisci i ponti, Alessio. Chi vuole fare da navigatore? Vuole annullare il viaggio? Oh. Eccolo, dai. Allora, dobbiamo andare a Cannon Cove e Snake Island. Qualcuno mi segni la rotta che partiamo. Vai. A vedere la rotta. Cannon Cove o Snake Island? No, tutti E. E. Non allora. O, ma E. Guarda, sei una botte di ferro per Paolo, Sei una botte di ferro. Ricordati che sto prendendo la patente. Sicuro, perché esatto. Ho il Kraken, 100%. Tavolo di carteggio sto guardando. Senti, gatto, dalle due parti come l'hanno preso tutta la faccenda Jim Ryan? Vedo che ci sono delle community che oramai stanno facendo le petizioni per farlo uscire da Sony, no? Come si chiama l'altra? Era Cannon Cove? No. Sì, Cannon Cove è Snake Island. Cioè, sai che mi sono perso un attimino un beat di Jim Ryan? Che cosa è successo? La faccenda, la chiusura degli store, adesso comunque l'arrivo del gioco di baseball su Game Pass. Lord. Quindi la gente, gli appassionati, quelli più carichi, hanno addirittura aperto la petizione, come al solito inutile, per rimuoverlo a capo di PlayStation.
Quindi miseria. Volevo sapere se anche nella tua community in qualche modo c'era questa maretta nei confronti del presidente Sony, oppure se ne no, sbattevano. Perché ammetto che non ne abbiamo parlato. Di Sony abbiamo... Ragazzi, ma partiamo? Sì. Verso dove dobbiamo andare? Nord, esattamente nord. Se ok, nord, allora tiriamo giù le vele perché c'è già Alessio che si è attaccato al, al timone. Quindi circa lui. Una decina di miglia. Una decina di miglia. Allora, comunque, oh, una volta che tiro fuori io l'argomento, no, oh, no, no, va bene. Era ubriaco, allora, attimo, presentalo un attimino meglio, che così ne possiamo parlare con più vai, gioia. Fai come se qualcuno non fosse informato sul mondo dei videogiochi. Praticamente, tutte le varie scelte che sono state fatte da Sony ultimamente, i problemi di comunicazione, la chiusura degli store PlayStation 3, certo, PlayStation Vita, senza comunque piani per la retrocompatibilità. E non ultima cosa, MLB The Show, il gioco di baseball, che comunque da noi è poco importante, ma in America c'ha una sua così un suo peso, arriverà non solo su Xbox, ma arriverà anche su Game Pass. Quindi tutto questo insieme ha creato un cortocircuito tra i fan PlayStation che in qualche modo stanno cercando di farsi sentire e di, naturalmente, questo poi è molto stupido, ma fa colore, anche di hanno creato una petizione online per rimuoverlo da presidente di Sony PlayStation. Allora, è la prima isola che incontri proprio. Mi mancava a prua. Ok. Mi mancava la parte del gioco di baseball. E che ammetto non sapevo neanche che della petizione contro Jim Ryan. Di tutto il resto se ne è parlato. In day one su Game Pass. A day one proprio? Sì, però, sì, in day one su Game Pass. La cosa imbarazzante. Se su PS5 lo paghi 80 euro. C'è una nave davanti a noi comunque. Non so se vi interessa proprio sull'isola. Però è tutta con i fumi blu. Degli scheletri. Ok. E questa qua l'isola? Era quella la questa dovrebbe essere Snake. Sì, iniziamo a tirare sulle vele allora. Io sembravo più Snake Island, esatto. Davanti a tiriamo sulle vele allora. Abbiamo parlato degli store chiusi, senza dirlo agli sviluppatori, e quella credo che sia stata una figura di merda incredibile, perché ho visto gente su Twitter che ha detto: ma io ho appena comprato il press kit. Come la mettiamo? Si era comprato il secondo dev kit, quello. Il dev kit, scusa, non il press kit, ho detto una stronzata. Chi è che si è comprato il dev kit di PS3? No, ma non dica se tra divinità. Meriti di essere un coglione se hai comprato il dev kit di PS Vita nel 2021. Comunque, cioè, è giusto che dei soldi, problema. Onestamente. Vabbè, ma ho capito. Scusami, ci sta che magari uno ha fatto la cazzata, però... Se tu sai che stai per potare i rami secchi, avvisami. Sì, vabbè, ho capito, vabbè, è giusto avvisare. Ti vai a comprare la Vespa che va ancora super con piombo? Ho capito, però la legge mi dice, guarda, che con quella Vespa lì... Mi pare che ci siano 2 o 3 mesi. Tu mi dici, con quella Vespa non puoi andare in giro. Te lo dice la legge che non puoi girare. Esatto. E comunque non sarebbe come comprare la Vespa. Perché no, è che, alla fine... che magari scusami, magari cioè, nel loro piano di comunicazione è giusto che lo dicano qualche mese prima, come stanno facendo adesso. Ma che lo dicono gli sviluppatori? E se però andavi a comprare un dev kit e ti dovevano dire: guarda, che non ti servirà un cazzo. Questo sarebbe stato onesto da parte loro. Esattamente, non l'hanno fatto per evitare fuga di notizie. Grazie a Dubbox e a Woodfo nel frattempo. Pierpaolo è basso. Sono scappato. Sono basso? No, stai fermo, faccio io, ci mancherebbe. Stiamo andando veramente molto piano per avvicinarci. Sì, guarda. Non ho vedere. Mi sta prendendo il latte ai coglioni proprio. Sto andando avanti io con la qua forse il pensiero? O perché con l'escorrigio in acqua? Ricordatemi questa cosa. La posizione di Sony prima della chiusura dello store di PlayStation Vita, circa PlayStation Vita, qual era? Avevano detto basta, per noi è morta... Sì, sì, diciamo che chiudendo col Giappone, no. Sì, esatto. Non in maniera fatto ufficiale. La dichiarazione... No, vabbè, aspetta, non è che avevano fatto la dichiarazione basta è morta, ovviamente, però diciamo che Vita è morta. Esatto, diciamo che tendenzialmente avevano fatto una dichiarazione nel senso a dire, cioè, smettevano il supporto diretto, mettiamolo in così, in questo modo non ci sono stati più giochi, credo, da 3 anni, un paio d'anni di sicuro. No, certo, però se continuavano a vendere dal kit, cioè, allora, c'è qualcosa che non torna. In che senso? Allora, se tu mi dici, io smetto di supportare questa console perché per me non vale più la pena. Piano, santo, ci sta. La nave? Ah, non era tirato su del tutto qua l'ultima vela. A posto. E ci sta. È sacrosanto, hai deciso di abbandonare. E va bene. Ho sbagliato. Grazie. Ecco qui.
però smetti anche di vendere l'Epkit. Cosa è successo? Che un coglione di nome Alessio è successo. Mamma non lo portate mai vicino. Quello che avevo davanti non mi ha detto che avevo qualcuno dietro. Quanto io ti ho detto gli scheletri a lei, vi sto rianima entrambi, va. Cioè, nel momento in cui decidi di chiudere una divisione, appunto, come quella di una console PlayStation Vita, PlayStation 3, quel che è, cioè, smetti di vendere i dev kit. Perché certo, la mia domanda è: perché mantenerli in vendita se non ritieni sensato continuare a sviluppare su quella console? Secondo me, comunque, vai. La spiaggia isolata dell'isola ovest. Allora, perché chiaramente lasci la possibilità a sviluppatori più piccolini, come appunto quelli che sono in Giappone, per continuare a sviluppare. Quindi quella cosa lì io comprendo che lo lasci aperto, perché comunque ci sta. La barca comunque sta andando indietro da sola. Perché sì, comunque ci sta che tu scegli di mantenere la possibilità per gli sviluppatori di lavorare su quella. Di lavorare, insomma, su quella roba lì, su quella macchina. Certo è che chiaramente il problema veramente grosso lì è che, come avete detto voi, non avvisare nessuno è una follia. Tira fuori comunque la torcia, Pier. Sì, la torcia sarebbe la lanterna. La lanterna, ovviamente. Sì, dovrebbe essere c'è qua. C'è una torcia speciale. Quando ci salvate in cielo, trova la spiaggia dell'isola ovest. Prova a vedere, tira su. La spiaggia, no, la spiaggia isolata dell'isola ovest. Perché la nave si sta spostando? No, io sono io che sto parcheggiando bene. Aiuto. Cosa c'è? Le emorroidi, Ale? Non riesce a cagare? Aiuto. Aiuto. Dicevo, quindi per me è giusto adesso, che se tu non lasci ci dai la una mano non possiamo aiutarti, però. Sono morto. Ma come? Strano. Dove sei te? Vai in spiaggia e alza la lanterna. Oh, vai. Ci sto io. Grazie Giorgio e anche Koenig. Perfetto. Oh, eccolo in fiamme Quakeman. È incredibile sti cazzo di scheletri della minchia con gli esplosivi nelle chiappe. Allora, cerca l'ingresso segreto nel tunnel della polvere da sparo. Tunnel della polvere da sparo, immagino sull'isola centrale, però ormai. Anche se il cielo tuona. Sì, credo di sì. Aspettate che ce ne stanno i bariti con un sacco di cibo qua, che è un peccato. Bravo, carica in nave. Ribadisco, ok tutto, ma se hai deciso di chiudere quella parte lì perché non la ritieni più strategica o tutto, smetti di vendere il dev kit. Se vuoi continuare a vendere il dev kit, ma chiudi gli store, avvisi per tempo, perché comunque uno sviluppatore indie, come dicevo qualche giorno fa, non è che i soldi li caga, ok? Quindi comunque deve spendere una bella cifra intanto per comprare il dev kit, e due, devi impegnare molte risorse per iniziare a sviluppare un gioco su una console che tu stai uccidendo. Comunque, se compri, indipendentemente dalle comunicazioni ufficiali, gatto, se compri il dev kit di Vita nel 2021, sei un coglione un e devi smettere di programmare. È giusto che fallisci. Ma banalmente avevano un'idea per quella console. Cioè, ci può stare che tu ritieni dei coglioni quelli che vogliono sviluppare su una console che da tutti è considerata morta. Però in Giappone, se non sbaglio, ne hanno vendute abbastanza. Adesso non so in quante case ce ne siano ancora, piuttosto che nei magazzini di GameStop. In Giappone è stata Florida a un certo punto. Oggi, secondo me, se fai un piccolo titolo indie che può funzionare su Vita e non ti costa nulla farlo, io forse ci avrei pensato. Come ennesimo porting, però... Sì, come porting, ma fa sempre portfolio, non so, è curriculum. Ma poi, sai, un gioco indie su una macchina del genere, alla fine fa richiamo, no? Potrebbe anche vendere. Potrebbe anche vendere. Sì, ma infatti, ti ripeto, io non trovo negativo il fatto che continui a vendere Ma che puttana, sono morto. È che questo cestino di Tartan Snake serve a qualcosa? Francesco, sono sul cucuzzolo, ero vicino a te, ho dato la sparata. No. Dove sei, il cucuzzolo dove? Non ti vedo mica. Ero su per la montagna, stavo scendendo verso... Vabbè, non importa, sono morto. Siamo su Cannon Cove. Io c'ho tutto. Sto andando a fuoco. Mi ha sputato il veleno. È stato no, ma infatti è Sony che ha sbagliato. E adesso ho capito perché vogliono deporre Jim Ryan. Però dubito che Jim Ryan sia. Si faccia deporre. No, dubito che fosse a capo di questa decisione. Probabilmente ne ha fatto parte. Ma queste scelte più aziendali credo che vengano anche dettate dal mercato e dagli azionisti. Non credo che arriva Jim Ryan la mattina e dice: oh, adesso sì, chiudiamo divisione PlayStation 3, chiudiamo gli store di PlayStation Vita,
chi si è visto si è visto, andate a fanculo. Un po' il suo lavoro, però gatto, cioè, esatto, allora sì, se non lo sì, decide lui ma non, qua. Ma non decide in autonomia per decisioni, no, così importanti sarà di collegio, ma la firma ce la mette, esatto, lui, sì, chiaramente, sì, chiaramente, sì, però far licenziare lui, secondo me, non è, vabbè, non risolve, logico, il problema, per dire, perché l'idea, vabbè, ma in Sony è una roba da fan, da no, no, certo, era da, l'argomento dalla gente che ti segue, gatto, eh. I 30 che ti seguono saranno tu, avranno tutti firmato la petizione, cioè, io no, l'ho firmata, non ne sapevo nulla, ma come stanno scrivendo come stanno scrivendo anche in chat, saranno stati veramente in quattro a comprare la roba su quello store lì, pure secondo me, cioè stiamo parlando veramente di una popolazione straridotta. Ragazzi, ma voi raccogliete della roba dai barili? Io ho le tasche piene. Sì, ho le tasche piene, stiamo cercando il tunnel della polvere da sparo. Che non so che della polvere da sparo? Che non è questo il tunnel della polvere. Mi leggete la missione che almeno vi aiuto, io non riesco a leggere le missioni. Cammina e cerca, non ci aiutare. Cammina e cerca l'ingresso segreto ai tunnel della polvere da sparo, anche se il cielo tuona, infine la tua canzone intona. Quindi bisogna trovare un tunnel e suonare. Naturalmente la canzone parla di astrofisico. Esatto. Certo. Forse nel tunnel troviamo già le casse con dentro astrofisico che gira. Sì, sì, sì. Esatto. Pure secondo me. Tu l'hai mai ascoltato la mia musica, gatto? Sì, assolutamente, è su Apple Music. No, non sto scherzando, è vero, eh? Non ti crede nessuno, però mi fa piacere che hai visto. Senti qua. No, ragazzi! Non è, dai! Tra un attimo, Alessio. Attento, avevo trovato la strada. Ma c'è qualcuno nei paraggi che mi può sollevare o sono morto e non c'è nessuno? Orca, mi lascia andare. Mi lascia non andare. Ti trovo. Mi lascia andare. Scusami, gatto, perché tu sei uno scheletro? Non sono io quello, Alessio. Cioè, no, a volte può succedere. Sì, sì, a volte può succedere quando non ti carica il modello e ti sostituisce con lo scheletro momentaneamente. Dove siete, ragazzi? Io continuo a girare come se fossi un coglione di provincia. Io sto sulla zattera della morte. Scusate, niente, non riesco a capire dove cazzo devo andare. In serio, che paura. Volevi dire, Alessio? Mamma mia! Occhio che ti bannano Twitch, che c'ho il credito. E ti bannano per il disco di Alessio. Scusate, io sono nel tunnel. Secondo me è questo qui il tunnel. Suona, suona. Devo suonare che? Che canzone devo suonare in particolare? Quello che ti pare, tira fuori uno strumento e suona. Okay. Grazie Roma, suona per piacere. Ok. Però non sta funzionando, quindi non sei nel tunnel giusto. Aspetta, dov'è questo suonare? Sicuramente, ah, okay. Dov'è che è segreta? Sto suonando. Perché c'è il cannone. Non sei nel Grazie tunnel giusto. Grazie Roma. Non è. Ma magari deve essere sul tunnel della polvere. Chi c'è de magari fora? Deve essere brutto tempo. No, 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 no. Numero 1000. Che malfidato, numero... Alessio, veramente. Al numero deve essere. Oh! Cos'era? Sto ancora suonando io, No, no, non è. Attenti che c'è in giro uno. Segreto. Oh, attenti, lo scheletro che scoppia. C'è lo scheletro della che... polvere da sparo, un Leila. Leila. Chi era? Ero io. Ma chi era? Era un gioco straordinario che voi non avete giocato. Che non è recensito, mi sa, su molti. Quindi... Ma perché? Cioè, perché ma ci Unicorn sta? Princess. È stato bellissimo perché è arrivato Pierpaolo che ha dato fuoco ad Alessio. Alessio poi si è buttato di sotto, non so se... No, no, sta là, attonito. Ma perché mi ha dato fuoco? Assurdo. Perché sì, perché c'è il culo in fiamma, Leo. Ho mangiato un sacco piccante sti giorni. Grazie, non è Raven. Qua. Gentilissimo, oh! Davvero. Oh! Vattene. Cos'è? No, no, dai, Alessio! Scoppiare ogni volta! È Alessio! Con sto scheletro! Ma cosa avete rotto i coglioni, proprio? No, non sei scappato a sufficienza. Dai, è sempre con sto robo, che palle, però. Sempre con sto... Ma chi è che lo fa sempre scoppiare? È Alessio! Ma lo scambio di favore? Cioè, scusami, Cerino, già io non capisco niente di questo gioco. Se tu mi dici che faccio cose che non faccio, io capisco ancora meno. Alessio, ma quando vedi uno con un barile enorme che è acceso, ma scappa, che ci devi fare? Una riflessione, ci devi chiacchierare. Ma non hai capito, sono scappato. Cosa devo fare? Non abbastanza. Madonna, che devi palle. Correre, Alessio. Gioco incomprensibile. Che noia, Madonna. Veramente. Io non sto trovando il buco. Ragazzi, datemi una mano a trovare il buco.
siamo morti, siamo nell'aldilà. No, io sono vivo, ma sto risalendo. Che bello, ho preso la fiamma dei cuori ardenti, eh. Ho preso la fiamma dei culi ardenti, ho preso, eh. Grazie, Marco. Allora, qui c'è un'altra super caverna. Suona, non ho più... ecco, ma ho visto il simbolo di Battletoads, possibile? Sì, possibile. Ma dove? Di che stai a dire? Dove l'hai visto? Aspetta, eh. Sono abbastanza sicuro di aver visto un richiamo a Battletoads. Ma dove dobbiamo stare? Dove dobbiamo andare? Quindi avete risolto? No, dobbiamo trovare, dove dobbiamo trovare questo ingresso del tunnel. Ma su quale delle due isole è? Ma su quale delle due isole è lì? Effettivamente noi stiamo guardando solo in quella centrale. Voi state solo in quell'isola là, magari. Io. Ma sì, ragazzi, no, allora Battletoads questo. Stiamo a posto allora, ci sta Alessio in quella piccola. Abbiamo messa in banca. Dai, cazzo. Qual è il della polvere da sparo? Guardate qua, controlla. Pittura tribale rappresenta tre fratelli forti, coraggiosi, ma dalla pelle orribile. Battletoads. Beh, hanno fatto pure le vele, no? Hanno dato anche l'achievement. Sono diventati famosi col nome di rane combattenti, ma sembrano più dei rospi pronti alla battaglia. Va bene. Ti ha dato l'achievement addirittura? Vabbè. Ale, che dici? Riesci a vendere? No! Oh, io qui non trovo un sta cazzo di... Ti dava la skin della nave. Dai, porca vacca! È incredibile. Veramente, hai proprio rotto il cazzo proprio. Ma dei livelli inverosimili. Tu che giochi tanto, il tunnel della polvere da sparo, cioè, dov'è? Incredibile. Siamo disastrati. Non lo qui. So, ragazzi, il problema è che sta in giro con Alessio. È veramente come sta in giro col morto proprio. Cioè, è veramente una roba... E dici di suonare. Io ti ho porto 8 volte. Cioè, veramente fai schifo, Alessio. Veramente, cioè, io boh. Manco se stai a giocare a Call of Duty proprio. Cioè, è una roba incredibile. Anche se il cielo tuona, che aperta dai due lati. E fin qui siamo d'accordo. E se è brutto tempo il cielo tuona. Grazie, Katie. Della polvere da sparo, ma no, non serve brutto tempo. Anche se il cielo tuona, che cosa vuol dire? Anche ma se era per fare la rima. Non lo so, eh. Non sei convinto. Anche se vuol dire qua, sempre. Sempre. Anche se succede anche questo, se fallo. Perché è l'italiano di Alessio, anche se vuol dire sempre. Ma che significa sì. Ma che italiano è anche se vuol dire sempre? Io veramente proprio le parole sai random fare, proprio. Fai fare le esegesi delle poesie. Effettivamente nel tunnel ci sono dei cannoni. Però ho suonato, esatto, ma non è servito un è cazzo. Quello, per me è quello il tunnel della polvere da sparo. Sì, prova a suonare per più tempo, fermo lì. Ma no, prova a suonare all'ingresso. Vicino al cannone. Prova a suonare all'ingresso, secondo me. Ma l'ingresso sono due perché è un tunnel. L'ingresso segreto. C'è scritto l'ingresso segreto? Perché ho detto, secondo me all'ingresso bisogna suonare. O uno dei due ingressi, secondo me, bisogna suonare l'uccello. Sì, però non è segreto. È segreto per Alessio, perché Alessio non lo troverà mai. Quindi comunque è un ingresso segreto. No, c'è scritto di suonare, ragazzi, non di sparare. Vieni qua, Alessio, vieni con me. Vengo con te. Andiamo a morire col gatto. Ma perché? Non ho detto, gatto, che tanto quello che farà sarà continuamente sparare, fa scoppiare. Guarda, Alessio, c'è l'estereo di Battletoads qui, così lo vedi. Senti, io faccio così, io provo a suonare dall'ingresso, provo a suonare, va. Me la faccio tutto suonando. Ecco. L'ho fatto anch'io prima, non è servito. L'indovinello è, ve lo faccio vedere, ragazzi. Cammina. Lo trovo io, se lo trovo io. Cammina e cerca un ingresso segreto ai tunnel della polvere da sparo, anche se il cielo tuona, infine la tua canzone intona. C'è un ingresso segreto, evidentemente... Niente, non è che dobbiamo suonare in più di uno? No. Ma neanche secondo me, però... Tunnel della polvere da sparo può essere questo perché c'è il cannone. Ci sono i cannoni, giustamente. E anche se il cielo tuona, sono sempre i cannoni, potrebbero essere, no? Per esempio, se avesse senso, peso. Sì, però ingresso segreto. Sì, ma non è che bisogna suonare mentre uno fa scoppiare, suona e spara il cannone. No, è troppo tirata. Troppo complessa, dici? Sì. Vicino a Battletoads. Dobbiamo stare fermi. Ma non sappiamo dove. Niente, è pieno di scheletri un'altra volta. C'è anche quello con l'esplosivo che poi fa scoppiartelo addosso, Alessio? Qua sono talmente lontano che... Dobbiamo suonare un punto preciso. Ho capito. È capire quale, perché l'ingresso segreto qual è? È una stronzata. L'ingresso è target di Battletoads. No, ce l'ho appena fatto, ma non è un ingresso, è semplicemente uno scorcio. Guarda, proviamo qua. Questo è un ingresso, mi metto a suonare qui. Eccolo, l'ha fatto! Ma porca miseria.
Ma vedi, 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 vedi? Vedi, bastava stare dove ero io. Tre palme più alte sull'isola più a est. Tre palle più alte? Palme, palme. Sull'isola più est. Qual è l'isola più est? Quella è bello. Scusate, Alessia ha detto bastava suonare dove ero io. Però sì, stava sì, nel posto giusto, ma non suonava. Esatto. Non so come esatto, si suona, non so, non sono capace. Sì, sì, Ale, ok, bisogna stare fermi quando si suona. Okay. Suona il piffero, Ale. Tre palme, dove sono sto le palme? Sì, è lì dove sei tu, gatto. Sto arrivando anch'io. Sì, gatto. No, ho capito, non vedo le tre palme. Dove sei tu? Sei sotto, no, sei sotto le tre palme. Adesso sì, sotto le tre palme. Guarda questo cazzo di serpente della minchia. Che parole di prima mattina. È tutto un serpente, io. 6, 7, trovato? 9, qua. Ma lo sai che il cobra non è un serpente in realtà? Come ho sbagliato? Ma non sono tre palme queste? Scusami, gatto, queste ma... Queste sono le tre palme più alte, ci sono delle io, aste, ragazzi, ci sono delle assi da raccogliere qui dentro, questi secchi qua. Questi bidoni, sì, questi barili. Ma chi sei? Sono pieno, sono pieno, son pieno. Guarda che le tre palme alte saranno queste le tre palme più alte. Scusa, certo che le tre assi, le tre palme, quasi praticamente sotto Pasqua. Sud-sud-est. Scusate, sud-sud-est non è qua. Quanti? Ah no, di qua ho sbagliato. Mi sono incastrato, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ad est e sud est erano andato. Eh no, non c'è lo stesso, come la mettiamo? Non c'è. Un pezzo ci... Ah, scusami, hai fatto bene? Boh, allora, pensando che queste sono le tre palme più alte? Sì, per forza, sono le tre palme più alte. Che poi sono pure allineate allora, perfette. Rileggo. No, guardalo! Cazzo! Guardalo, aspetta che ti... C'è incredibile, c'era lo scheletro che dietro aveva il barile per terra. Gli ho tirato una spadata e scoppiamo il barile. 9 passi a sud, sud-est. E poi scava. Allora, partendo da qua. Queste sono le tre palme più alte. Stai andando a sud, sud-est. Alessio va sempre nella parte giusta, ma non lo sa. È giusto, però non c'è. Mi dici com'è? Quanti passi? 9. Ricordate che Alessio va... Sì, tenendo premuto la cosa, la... È qua dove sto, prova la un po'. La bussola. No, non è. Vabbè, eccolo, ma erano 10 passi. Eccolo! No, è che voleva la pala del campione. Voleva la pala del campione, tutto lì. Dovrà sentire la pala... La palla della modella. Sempre al posto giusto, al momento giusto. Potete considerarmi sì, la vostra bussola. Sì, Alessio. Guarda che è vero. Alessio sta sempre nella parte giusta, ma non lo sa. Guarda che è finito. Sono tipo un cane da tartufo. Vabbè, questo lo prendo io, arrivederci. Dove è finita la nave? Ma è lì per istinto, non per logica. Francesco, dove hai parcheggiato? Dove hai parcheggiato la nave, Francesco? Non era qua. Era dall'altra parte, immagino. Ah, è sull'altra sponda, come Alessio? Grazie, Knight, per i 42 mesi. Ma vi è mai successo di parcheggiare la macchina e di dimenticare dove? Sì, sì, clamoroso, sì, sì. Io sì, ce l'ho avuto una volta a Nizza, una roba incredibile, che ero veramente a un passo per andare a fare la denuncia della macchina rubata proprio. A me il telefono mi dice dove ho parcheggiato, quindi non ho più di questi problemi. Eh sì, quella là è una bella funzione. È una funzione base adesso dell'iPhone, credo anche di Android, che quando si stacca dal Bluetooth si ricorda dove registra, l'hai lasciata. Sì. Madonna, sti serpenti, niente, incredibile. Serpenti, il 100% dei serpenti dell'isola l'ho preso io. Incredibile, e quella, sta cosa, no, anche io, anch'io. E quella è una killer app che devono avere tutti i telefoni, tutte le macchine, perché è comodissima. Okay, sì, svuotatevi le tasche, ricordatevi. Se sì, io cucino anche qua. Bravo, per cucino me è una pizza. Anche. A me sai, se mi puoi fare un rombo alla mugnaia non mi dispiace. Guarda, sì, ragazzi, così, col padellino. C'ho un maiale e, no, e serpente. Scusami, un rombo alla mugnaia? Ma come sei morto? Con che sei morto, Deale? Mal di mare? Serpente, era cattivissimo. Non hai segnato le isole, Pierre? No, non le segno, io vado sempre a vista, perché le carte funzionano a vista, non ma funzionano. Poi, sì, ma puoi segnarlo sulla carta. Lo so dov'è, se stai fermo vado io, se stai fermo, gatto, esci dal tavolo, esci dalla carta. Gatto, ma tu che fai tutte quelle live inutili con il tuo amico Yotobi, con tutti quei giochi completamente fuori di testa? Non riesci a proporre un altro gioco da fare in quattro che abbia senso? Ah, Cannon Cove. Eccola, ragazzi. Eccola lì. Alessio, è bello questo gioco, guarda che sei tu che c'hai i problemi.
grazie al cazzo, lo scopri adesso. Però il gioco è una variabile. Io sono un dato. Allora, te la metto giù così, Alessio. Nord-ovest, ragazzi. Sì, sto andando. Questo è il massimo che potevo fare per proporti il minimo. Esatto, il minimo della difficoltà. Fatti i tuoi conti. Questo è il gioco più semplice che potevo proporre. Ma infatti l'ho proposto per Paolo proprio perché era un gioco che potevi giocare anche tu. Sì, l'altra opzione è che guardavi un video su YouTube, Alessio. L'unica altra opzione era. Potevamo fare un watch party, esatto. Era l'unico modo per farti partecipare anche un po' meno attivamente. Ho visto che su Discord, al contrario di Twitch, la gente guarda la qualunque. Cioè c'è una pirateria audiovisiva mostruosa a livello di streaming. Non frequento questo tipo di mercato, quindi non ti saprei dire. Devi cambiare piattaforma per vedere roba pirata, eh? No, perché su Discord ho visto che fanno le live e fanno i watch party delle robe su Discord. Non so cosa voglio dire. Ma dico, devi cambiare piattaforma per vedere roba pirata? No, ce ne sono tantissime. Chi è che sta pilotando la mia barca? Io. Gatto, staccati subito. Adesso la metto in ruota e te la lascio. Madonna, sto accendendo tutte le lanterne, ragazzi, di rosso fuoco. Dai! Ecco lei, prego. Sto a fare una roba che proprio... Nord-ovest. No, aspetta che ricontrollo. Adesso ti dico alla via, ti dico anch'io alla via come stai andando, Perché mi sa che se... Ma Alessio, è nord... no. È su. Vai più su. Sì, è nord-ovest, Alessio. Nord-ovest, Alessio, vai così. Sono perfettamente a nord-ovest, io. Sì, giriamo vai leggermente più a est. Leggermente più a est, vai. Alla via così. Tieni, prendi questo che ti fa bene, dal buff, poi quando perdi energia te la ricarica. Grazie, sei un tesoro. Ma sì, secondo voi... Sì, Alessio, ti stavamo a dare la banana, ma non l'hai presa. Sony risponderà in un qualche modo al Game Pass? Perché ci stavo ragionando l'altro giorno, e che adesso, ora come ora, c'è uno scoglio, vabbè, l'abbiamo preso. Fate il vostro lavoro. Vado giù, Alessio. Non lo poteva vedere. Torna verso nord-ovest, Alessio. Fatemi guidare, che è l'unica cosa che so fare. Sì, infatti, hai visto. Perché ora come ora... Sì, ma ora, ovvio che ho bisogno della minetta, cioè... Non lo so se risponde, secondo me no, non risponderà mai, come non ha mai risposto fino ad oggi. No, ho capito, però tutte le notizie fino ad ora, più interessanti, vabbè, dell'ultimo periodo, quindi non è che ci sia neanche troppo, sono state riguardanti il Game Pass. Quindi è uscito sul Game Pass questo, è uscito sul Game Pass quello. Sì. E Sony ha cercato di tamponare con i... come si chiamano? I Play at Home. Sì, esatto. Ha fatto dei regali e sta regalando anche roba bella con col Plus. Sì. Perché comunque sta regalando al day one giochi AAA. Così, Alessio, fermo. Diciamo che se compri una PlayStation 5, soprattutto adesso. C'hai dei giochi da giocare appena la compri. Se non hai giocato su Play 4, però. Beh, ovviamente, se non hai giocato su Play 4. Se no, ti danno Oddworld e Ratchet. Esatto. Diciamo che dire che la risposta al Game Pass, la PlayStation collezione, è un po'. No. Infatti, non la ritengo una risposta quella, Sto dicendo che quella è l'unica notizia che è uscita lato Sony, a parte il dramma di PlayStation Vita. Perché non lo so, attualmente abbiamo... Vedo anche in chat che parlano del continuare a parlare PlayStation Now. Però ragazzi, io veramente questa convinzione che PlayStation Now sia una risposta al Game Pass, secondo me lo può dire solo chi non usa il PlayStation Now, secondo me. Perché se una persona... O il Game Pass. Esatto, grazie, se una persona usa il PlayStation Now e crede che quella sia la risposta... Cioè, allora veramente, se mia moglie mi dice mi piacerebbe che fossi Stefano Di Martino, io gli dico guarda, sono come Stefano Di Martino fisicamente, per cui è un po' poco credibile come... Ma non c'è lo stesso interesse, la stessa spinta, non è basilare, può diventarlo, il problema è che... Una qualità tecnologica, cioè... Il problema, sono una serie di problemi che gli impediscono di farlo con facilità, perché intanto secondo non è facile, e poi ancora oggi è praticamente l'esatto contrario... del business adesso. Per come è stato costruito lì in Sony è puramente attuale, non so chi adesso è leggermente Alessio. Più a est, la vedi, è più quella a est, lì Alessio, per cortesia, allo stato attuale Alessio più a est, mi pare che Jim Ryan abbia dichiarato che loro considerano la formula del Game Pass insostenibile economicamente. Esatto. Comunicazione ufficiale. Non mi ricordo se era Jim Ryan, ma è comunque comunicazione ufficiale. Ancora un po' però... più a est, Alessio. E quella lì, la vedi? Quella sulla destra. Ormai. Devi andare a nord ormai, Alessio. Vai verso nord. È di fronte a noi.
Ma per quello è molto interessante il fatto che MLB The Show sia arrivato su Game Pass, anche se non è distribuito da Sony la versione Xbox, ma dalla stessa MLB. È molto interessante che sia arrivato su Game Pass, capito? È molto interessante, proprio da questo punto di vista, perché secondo me a quel punto stai facendo anche una sorta di carotaggio di quello che potrebbe avvenire. Cioè, quando usciranno i grossi giochi, i giochi grossi veri. Se lì, adesso che dai questa informazione della distribuzione MLB autonoma, ci sta ancora di più. Che sia un caso isolato che non avrà assolutamente nessun problema. Alessio, più a est, più a ovest, lo vedi che l'isola è davanti a noi, tu stai andando verso lo scoglio invece che andare verso l'isola. Sì, perché io le approccio da un lato, le isole, non le approcciare non le da un lato, vacci frontale, non approcciare vai niente dove vedi, da un lato, Alessio. Dove vedi una spiaggia, Alessio. Niente, continua ad andare sempre più verso lo scoglio, Alessio, proprio, incredibile. Ah, ma non è l'isola quella? No, quella è lo scoglio, Alessio. Cioè, se una c'ha gli alberi, è un'isola, la sabbia, l'altro è un pezzo di roccia in mezzo al mare. Ma io l'altra quindi... non la vedevo, c'ho la vela. È che sì, tu parli, ma non si capisce niente, Pierpaolo. Alessio, veramente, non si capisce niente. Veramente, proprio, sei proprio la, siamo la giusti, siamo giusti. Posta alla marineria, proprio. Proprio incredibile. Ma perché sono il capitano e dovresti fare quello sì, che sì, uncino. Punto. Sono il capitano uncino, senza le mani nel tuo caso. E se Sony porta abbonamenti nel Now come iPlay Ubisoft Plus, ecco, come diceva giustamente Alessio, e come abbiamo parlato anche tempo fa, c'è stata la comunicazione da parte di Sony che dicevano che loro non hanno una lira per poter investire così tanto nel... in un abbonamento come quello, perché Microsoft comunque può attingere delle casse incredibili. Finite. Esatto. Credo che sia in perdita attualmente il Game Pass. O sta producendo guadagno? Non lo so, è che non si può parlare di guadagno o meno, perché chiaramente il Game Pass oggi è un costo marketing, quindi non sarà mai una perdita. È un costo acquisizione clienti. No, chiaro. Quindi non potrà mai diciamo, essere una perdita. Diciamo proprio nel... Il conto della serva, diceva lui. Esatto, esatto. Facciamo proprio il discorso, quello base-base. Gli abbonamenti ripagano quello che paga Microsoft per avere le E chi esclusive. Lo può sapere? Chi il lo problema può è che sono 18 milioni, sono 18 milioni di abbonamenti, molti dei quali a prezzo di scontato, lancio. Sì, un euro, due mesi, quello che era. Secondo me non ci stanno guadagnando, stanno facendo in perdita. Comunque la divisione Xbox è di poco, ma dovrebbe essere in attivo secondo le ultime. Esatto. Sì. L'ultimo. Sì, sì, è in attivo. Di poco, inattivo. Ma è in attivo. È una no, aspetta, divisione comunque, Xbox. Comunque, Serino, tu con l'arpione sei come me quando faccio sesso. Continuo a sparare a vuoto e rimbalzo contro gli scogli. Chi è che sta sparando contro gli scogli da un'ora? È il gatto che sta sparando. Non è vero, eri te. Io ci ho preso. Ho sparato una volta e ci ho preso. Sì, di che gatto. Dicendo, adesso è il gatto che. Stavo proprio dicendo, adesso è il gatto che è riuscito a fare perfetto. Datemi una missione. Ce l'hai. Eccola datemi qua. Una L. Cerca una i Tommy e. Proibiti. Dove è Bruno? Non so chi sia Bruno. Dove è Bruno passi i, Tommy, i Tommy Proibiti o i Tommy. Tommy. I libri. I Tommy Proibiti. Anche perché i Tony Proibiti non. Dove è Bruno? Dove è Bruto? Dove è Bruno? Quindi immagino al buio. Compie 5 passi a sud e usa la pala quando non hai più un dubbio alcuno. 5 passi a sud quando è Bruto. No, devi trovare i Tommy. Dove è Bruno? Proibiti, però. Sì, sono proibiti. Infatti c'è proprio scritto, c'è il divieto sopra. Ho tirato una pistolettata in faccia, gli ho tirato sto scheletro della minchia. Spaccato i la Tommy esatto, proibiti. Puoi usarlo anche per il vaccino per il COVID, porca puttana. Per il COVID, visto che è Microsoft. Ti dà anche il 5G. Dove è Bruno? Il cioè, dov'è? Dov'è avete Bruno? Già trovato, ragazzi? Dov'è Bruno? Avete già dato? No. Siete bravi, cazzo. Qua è pieno di cibo, comunque. Ci sono barili su barili di cibari, Grazie, Cicciok. Little Tommy, esatto. Oh! Più che altro, andando avanti... Yeah. Boh, barile. O Sony risponde alla questione Game Pass, oppure si va a creare un incastro nel mercato che non saprei quantificare. Perché da un lato hai una console con un miliardo di giochi, che tu la compri, la porti a casa e puoi giocare di tutto. Dall'altra parte invece devi spendere un sacco di soldi, devi spendere i soldi che i giochi valgono naturalmente.
alla lunga non si chiama incastro, si chiama perdere la competizione. Sì, 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 no, non è un incastro. Esattamente, no, non ho capito. È un incastro, sì. Però sul lungo periodo, da una parte, per me Sony deve rispondere, perché basteranno quelle 10-20 esclusive a generazione a poter competere? Perché comunque, allora, lato esclusivo, assolutamente adesso Sony è in vantaggio, perché uno fa uscire sì. roba, prima di tutto. Esatto. E due, quello è roba di qualità. Microsoft, l'ultima esclusiva di rilievo cos'è stata? Però lì devi guardare sempre nel futuro. Se guardi nel futuro hai... Stiamo guardando adesso, perché ad ora la gente sta decidendo cosa comprare adesso, si basa sul passato. Sul certo, futuro, certo. Tanti annunci da entrambe le parti, però finché non esce roba, vediamo. Cioè, è logico che Microsoft a un certo punto entrerà a regime. Tutto quello che è stato seminato dovrà arrivare, e quello sarà un gran bel colpo. Oggi, naturalmente, stanno non indietro. Proprio nel passato, cioè stanno veramente offerta zero per quel che riguarda le esclusive. Oltre il concetto dell'indietro, esatto. Ho trovato i Tommy proibiti comunque. Però almeno hanno il Game Pass. Hanno il Game Pass. Alessio. Soprattutto hanno una visione. Ecco, Sony non c'ha una visione se non quella di puntare su alcuni giochi che hanno fatto benissimo. Perché hanno fatto benissimo, sono molto buoni a livello proprio qualitativo. Però potrebbero, nella maggior parte dei casi, non avere la stessa presa oggi che hanno avuto ieri, secondo me. Logico che non sto parlando di God of War o di qualsiasi cosa arrivi da Naughty Dog. Però tutti quei forse oggi, secondo me, faticheranno... oggi faticherebbero di più e faticheranno di più domani se la proposta non verrà strutturata in maniera più varia, perché alla fine Sony veramente ha fatto una roba, una sequela di giochi tutti molto simili però identici, la famosa Naughty Dog-izzazione dei giochi, chiaramente sì. E quello potrebbe non funzionare, ecco. No, ma infatti da un lato Sony ha proposto delle cose incredibili, come ribadisco e lo ribadisco sempre, però ottima. Come? Sì, sì, no, ma per me The Last of Us 2 è un gioco che ha alzato l'asticella nel modo di narrare i giochi, assolutamente. Ma certo. Quello lì è però basta quello poi, cioè basta quello lì a vendere le future PlayStation 6, perché io sto parlando un po' più avanti. Da una parte compri. C'è uno scheletro cattivo lì, non so se hai visto. Abbiamo finito, qualche... ragazzi, dobbiamo andare a consegnare. Sì, io sto tornando con la cosa, ma c'è un abbiamo finito. Franci, fermati. Perché dobbiamo consegnare? Che fermati. C'è un tizio lì giù, guarda. C'è un tizio lì giù vicino a dove sei te. Guarda, quella è la sirena. Se la vuoi venire a rompere, ti dà la gemma blu. Andiamo a rompere il culo alla sirena. Devi... assicurati di avere l'energia, perché quando ti avvicini ti fa male. Dove siete? Però è quella blu, è quella facile. Ci sono. Vai. Non ce lo dicono, sono siamo arriva al moletto. Stiamo spaccando la gemma blu della vittoria. Vabbè, l'avete fatto, quindi riprendo la cosa o no? Riprendiamo riprendiamola. Io sono pieno di roba, c'erano qua, c'era sopra sto pontile, c'erano centinaia di barili pieni di tutto, veramente. Lo sai c'era. Che poi ha il forziere interno, la barchetta, sul retro? Ma cazzo è infinito, dici? È infinito, sì. Allora aspetta, ci scarico tutto e vado a ricaricare allora. Sony diventa una sorta di Nintendo, dove i giochi ti vendono la console. Top. Il problema, sai qual è? È non che è la quantità innovativa. Di giochi che vende Nintendo per ogni sua console è molto più alto di quello che riesce a fare invece in verità Sony. Cioè, tu pensa, per vendere 6 milioni di Ghost of Tsushima, cioè tu devi aver comunque piazzato almeno 120 milioni di PlayStation. Sì. Bisogna sempre tenerla a mente. Però non è una cosa che funziona come un orologio. Qual è la differenza? A proposito di cazzate che dite, vi ricordate il cortocircuito che parlavamo della patch 1.2, comparazioni, robe del genere? È uscita la comparazione di Digital Foundry che dice testina di cazzo 1 e testina di cazzo 2, che su PlayStation normale, Xbox sta parlando di Cyberpunk. Scusate che zero, si è dimenticato di dire il focus. Non ho capito perché ce lo stai dicendo, lo sappiamo benissimo. Io ho sempre detto, pure in diretta, di
aspettare ancora un'altra patch, se non... Dove sta la nave? No, c'è poco da aspettare. Dall'altra parte. Devi girare all'altra parte. Vai. Mazza, c'è una panza, Francesca, hai. Ho capito. C'è una panza che a metà basta. Basta, vai così, vai. C'è una bella panza. Sì, ma rima un po' più veloce, Francesca. Rima? No, nel senso, stai troppo tempo con i remi al massimo. Vai, più veloce, ritmico. Vai. Alleluia. Rimani con i remi tirati indietro un'ora e mezza. Aspetta, vai, però, guarda che Sony, per diventare più innovativa, lato console, perché attualmente sta facendo delle console troppo simili a Microsoft. Ma il problema è che non puoi inventarti altre console oltre queste. Cioè, se ti chiudi in un guscio come Nintendo, muori se non sei Nintendo. E non si può permettere. Oh, e sto correndo, ce la faccio. Quindi dice che Nintendo, nessuno può fare quello che fa Nintendo? Ma no, non lo so, secondo me... Molto difficile. No, allora, che sia difficile devi rinunciare alle terze parti. Cioè, se oggi PlayStation scegliesse di fare una roba chiusa, sarebbe un suicidio. Un suicidio per Sony, cioè un suicidio totale di scegliere di seguire la strada di Nintendo con i team che ha, sarebbe un suicidio. Ecco, scegliere Nvidia sarebbe una bella scelta, però parlo di architettura proprietaria come lo era il Cell, PlayStation 3. C'è un modo per scaricare velocemente tutto quello che c'è? Che è successo? Ci siamo attaccati. È veramente inquietante sta cosa qui, però. Come facciamo a scaricare tutto? Bisogna a mano? A mano, sì. Mamma mia, che palle. Boh, andiamo a ovest. Non lo so, per me sarebbe un suicidio, l'ho detto chiaramente io questa cosa qua. Scusa, poi come entriamo? No, no, sono d'accordo. Era una curiosità perché attualmente Sony si trova, non ha un bivio, però in una situazione secondo me non del tutto incredibile. Prego Alessio, dobbiamo andare a ovest. No, poi è giusto, può permettersi di tutto perché si è costruita... La base installata credo comunque che sia migliore adesso PlayStation 5 di Series X, credo. Ma non ho i dati alla mano. Sarà sempre così, infatti il successo di Microsoft, come in epoca 360, avrà altre cifre. Quindi secondo te PlayStation 5 anche nei prossimi anni, quando il Game Pass inizierà a buttare fuori roba, cioè a dare i frutti della vendita dell'acquisto, perdonami, da parte di Microsoft, continuerà ad essere superiore a PlayStation 5? Queste robe qui secondo me non cambia, cioè il mondo dei videogiochi non cambia velocemente, però ci vogliono anni. Oggi, come è stato con 360, devi puntare a il pareggio o qualche cosa più di più in America e in Inghilterra. Questi sono i tuoi obiettivi. Il resto a scendere. Il resto a scendere. Capito? Alessio, ti mettiamo in prigione però, Ma scusate, sarebbe diverso. Meraviglioso. Comunque, il mondo dei videogiochi, la tecnologia cambia velocemente. Il mondo dei videogiochi è lento come la merda. Esatto. Le strategie commerciali dell'azienda sono lente a cambiare. Ma non solo le strategie commerciali, anche il cambio nell'appeal del pubblico è lentissimo. Non solo le strategie commerciali. Ma proprio per questo che tra qualche anno avremo un game... Allora, tu entri in un GameStop, ragazzi, in un negozio di... qualche stronzo che insieme a me svuota sta cazzo di... Ma sono svuotata tutta io la zatterina della minchia, Arrivo. Nessuno. Io mi oriento con il sole, ragazzi. Io vado verso ovest, dove il sole tramonta. E io rifaccio dobbiamo consegnare, Alessio. Sai che non mi fa... Ma chi? A chi consegniamo cosa? Per prendere nuove missioni. Tonnellate di robe che abbiamo preso, Alessio. Ma dobbiamo per forza, non possiamo continuare a prendere le missioni. No, dobbiamo andare a consegnare. Sì, però più consegniamo, più ce ne danno di più belle. Esatto, vai a consegnare le. Si chiama progressione. Era bello il tramonto, però, io. Alessio non sa che è la progressione. Hai svuotato tutto la zattera, gatto? È rimasto qualcosa? No, devo anche ora mettere giù del cibo. Ma non è a sinistra? Sì. Vai, fermati a questa a sinistra. Mi date delle bevande? Che è l'avamposto. Ho svuotato tutto, ho anche svuotato la gemma quella della sirena. La gemma di uomini e donne. Esatto. Comunque stavo dicendo che un domani tu entri in un qualunque negozio a comprare una console, da un lato ti viene proposta una vasta gamma con un abbonamento, per carità,
Sì. Dall'altra invece giochi a 80 euro a botta. Io ricordo che quando siamo passati da 70 a 80 euro già... c'è stata l'insurrezione. Esatto. Come ma soprattutto... In chat una... Scusate, prima di parlare, Fra, scrivono in chat una cosa interessante. Non pensi, non pensate, l'ho visto prima passare da... Grazie Dark per i 4 mesi. Da Camomis Fortune, secondo voi si rischia di arrivare ad un punto in cui ci sono troppi giochi sul Game Pass, nel senso che un po' come il negozio di Steam i nuovi già, giochi indipendenti si perdono nel marasma? È assolutamente già così, perché l'effetto Netflix io già lo sto esperienziando quando vado a cercare qualcosina di nuovo, perché io nel mio privato, qua a sinistra, ok perfetto, quando voglio staccare dal computer mi stacco appunto e mi metto su in divano a giocare. Mi metto a spulciare, però ce n'è parecchio da spulciare, anche con alcuni titoli 360, dici ah questo non l'ho mai giocato, incredibile, però incredibile. Quello mi piacerebbe di più, non lo so, cioè, c'è questo effetto, e uno che magari... Quindi? Com'è? Quindi tu già percepisci questo effetto, te. Sì. E io sono uno che tra l'altro molti giochi Netflix, li ha anche già giocati. Paolo, no. Su Game Pass, ma che su Netflix? È l'effetto Netflix. Ma manca ascolti proprio, incredibile. Ma mai visto il tono? Ma su Game Pass ci sono 100 giochi, gatto. Che effetto Netflix esperisci? Che se ti piace un genere ci saranno tre giochi da merda. Cioè, no, bello, bellissimo Game Pass. Ma non puoi dire che è Netflix dove puoi passare la giornata nel menu. Con Pierpaolo, a parte il fatto che ogni tanto cerco un gioco da fare insieme per farmi giro di titoli del Game Pass, ci metto 12 minuti. A parte il fatto che, al di là del genere, una volta tolti gli strategici, mi va bene più o meno tutto. Ragazzi, adesso siamo non sto giocando in Metroidvania. No, vabbè, ma tanto basta portare giù l'altro forziere. C'è anche una gemma. L'ho presa prima forziere io la gemma. Ok, perfetto. Ce n'è già una. Dov'è il c'è signore? Una gemma, dall'altra parte, mi sa. È per quello, lontanissimo, perché siamo dall'altra parte. Cioè, di offerta ce n'è parecchia, per tutti sposto i gusti, la barca, però. Sposto la barca? Sì. Ma per me puoi anche lasciarla lì. No, lascia la gemma. Dove la devo portare la gemma? La gemma la puoi vendere da qualsiasi. Dove ti pare, esatto. Dove mi pare? Sì. Sei sicuro? Sono tutti dall'altra parte, sono. Sì, sì. Ma non c'è nessuno, però, ragazzi. Infatti no, perché abbiamo parcheggiato la parte sbagliata. Ma al solito. Scusami, gatto, perché la tua barca è luminescente? No, è di Francesco. Perché Francesco, la tua barca è luminescente? Per farti vedere bene di notte e farti colpire sempre al 100%? No, per incutere timore al nemico. Neanch'io ho mai subito l'effetto Game Pass, ma semplicemente perché il Game Pass vado sparato a giocare la roba che voglio giocare. Cioè, cosa voler giocare. Tu apri e vai a scegliere. Vado sparato, io ti dico, se vuoi passare una serata, non lo so, dici, vediamo cosa c'è di nuovo, cosa mi piacerebbe giocare, cosa non mi piacerebbe giocare... Lì ti metti a spulciare. Ci per metti un bel 7 po'. Minuti. Ma sono 100, sono 200 giochi. Sì, ho capito, però se tu non li conosci, dovrai aprire e dire: ok, questo mi interessa non so quanto, oppure quest'altro mi interessa di più. Anche perché non è. Già con Netflix c'è un rottore di coglioni e devi guardare un film di 2 ore. Avviare un gioco che poi magari ti può durare tanto e ti può far cagare, stai un attimino a scegliere per più tempo. Vabbè, comunque ne scarichi a botte di 3, ma secondo me esatto, e anche scaricare, se non hai la connessione performante, voglio vederti. Scarichi 50 giga. Vabbè, Xbox da questo punto di vista è super comoda perché è tutto perfettamente funzionante, sì, gli aggiornamenti di tutto il resto. Beh, lì vai a dormire, fa tutto da solo proprio. Però cioè, comunque nulla. Veramente il problema deve essere non so cosa giocare, cioè. Se dico, io infatti sto parlando per me, che ho già i giochi principali, diciamo, li ho già giocati tutti, ho voglia di farmi una partita, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, soffro, diciamo, l'effetto Netflix. Perché dico, questo l'ho già giocato, questo non lo conosco, mi può piacere. Chiaro, se tu apri, sapendo che sul Game Pass c'è questo gioco particolare, o il gioco Bethesda, vai, te lo scarichi, ci facile, giochi, certo. E hai fatto. Esatto. Beh, deve darti lui, comunque, lì in ogni caso è dovere dello store creare comunque una situazione in cui ti vengono proposte robe che ti piacciono, esattamente. Ti bene. Esattamente. E comunque diciamo per me l'effetto Steam non lo potrà mai avere, soprattutto chiaro. Perché Steam devi comprare, cioè comunque questa non è una differenza di poco conto, cioè quando esatto. devi andare...
in acquisto rispetto, rispetto a, al Game Pass, che comunque ti senti molto meno stuprato quando vai lì, provi un gioco, non ti è piaciuto, chi se ne frega, su coso lo, lo percepisci in modo importante sta questione. E poi parliamoci chiaro, come è sto gioco, non manco te lo scarichi, vai su YouTube, vai su Gatto. Sì, però, esatto. Però, allora, uno che magari non... Per il discorso, per riallacciarci a quello che stavo... Il nocciolo della questione, gli indie si perdono. Uno apre il Game Pass, si gioca un Gears, si gioca Halo, si gioca Forza, si gioca Sea of Thieves, si gioca il AAA e rischia l'indie di passare in secondo piano. E quindi lì magari uno si mette a spulciare gli indie. Non lo so. Beh, io almeno... Non lo trovo così allogico che non fa statistica. Votate per la nuova missione? Non fa sì, statistica. Sto in barca. Però la maggior parte roba nei baridi. Io di nuovo ho preso un sacco di roba come al solito. Dico la maggior parte di quelli che sento grazie dicono chi, grazie a che passa sto provando robe che non avrei mai provato. No, ma è una cosa figa quella, ma anche io, quindi. Pensa, ho provato Wargroove sul Game Pass e me lo sono comprato su Switch. Esatto, perché ma infatti è quella la gran figata, è quella la gran figata. È l'effetto demo anche. Cioè sì, tu a un certo punto dici esatto. Sì, cazzo, sti 10 euro glieli do volentieri perché sì, comunque mi faccio sto giro. Perdonami, e poi oltretutto nel momento in cui ti abboni al Game Pass, quei giochi lì ce li hai scontati. Ce li hai. Senti, ma le larve a che servono? Che ho preso una quantità per di larve. Pescare. Ah, quindi me le devo tenere. Se pesco che trovo? Pesce. Sì, o pesce e poi le puoi andare a vendere. Ci fai altre allora, robe. Allora, aspetta, ma già capa... Alarv. Dove trovo voce di corridoio che il Game Pass potrebbe essere disponibile su Switch. Allora, questo è un discorso di 2 anni fa, se non sbaglio, che c'è Microsoft... Allora, si vocifera, che Microsoft voglia infilare il Game Pass su, su Switch. Io pensavo che dopo Ori e Cuphead fosse tutta discesa. A quanto pare ancora non è così. Vediamo. Sarebbe ottimo. Soprattutto con Switch che magari ti fa giocare in streaming. Capito, sì, sarebbe una, partnership incredibile. Dovete votare la missione, ragazzi. Come fa? Io già l'ho votata. Come faccio a mettere la larva sopra? Tira fuori, la canna. Già l'ho tirata fuori. Poi dopo c'è il tasto. Sì, sì, ho visto. Naturalmente, alcune esche funzionano meglio in alcune aree. C'hai allora, se non capisci? C'è la descrizione delle esche. Se vai nel... Ma scusate, il voto è la maggioranza che tutte le volte che arrivo mi chiede solo di annullare il viaggio? Sì. Ma quindi io sono sempre alla mercé della vostra dittatura oligarchica? Ma ho capito, ti ho chiamato mezz'ora fa, dove eri? È una dittatura illuminata, Alessio, non è una dittatura oligarchica. Ho capito, ma sono l'unico che non vota mai niente io. È perché arrivi sempre tardi, dove sei? Cioè, è stato mezz'ora il gatto a dire qualcuno venga a... Ragazzi, c'è una roba... Ecco, ma ha rotto. Che ha fatto? Dove vado? Allora, vai verso nord-ovest secco. Che succede? Che problemi c'hai? Sì, per quanti affezionati PlayStation sono stati nel corso della scorsa generazione? No, no, ma allora, la scorsa generazione Sony ha cagato in testa a Microsoft. Non c'è niente da... Niente che possa... Diciamo, aggiungere questa cosa. Diciamo pure che si è pure cagata adesso in sto testa facendo una... Si è pure cagata in testa da sola Microsoft, diciamo anche la scorsa generazione. Sì, esatto. No, ma assolutamente esatto. Si è cagata in testa. È partita male e poi verso metà generazione ha abbandonato. Ho preso un pesce lunga pinna delle Plenty d'Ambra e ho preso 16 missioni tra l'altro. Cucinalo. Mamma allora, mia, quelle là, se andiamo alle Chiatte, se vai alle Chiatte, che sono quelle piccole isolette che si vedono in alcuni punti, puoi venderli, Ti pesci. Danno soldi. Pierpaolo, io sto timonando. Puoi per favore cucinarmi qualcosa e portarmelo? Mentre sì, guarda, sto cucinando in lunga pinna delle Plenty d'Ambra. Grazie, grazie. Vieni, prendi il maiale, prendi il maiale. Come lo vuoi, sempre la mugnaia? No, voglio la mugnaia. Ok, quindi te lo faccio ben cotto. Non lo sai cosa? Non ho portato il burro chiarificato. Dispiace se lo faccio col burro normale, si brucerà un pochino. Erbe però. Provenzali, grazie. Ok, oggi ci aggiungo pure. Perfetto. Il Game Pass su Switch deve... Cioè, da lì poi Microsoft diventa venditrice di cose. Diventa tutto magari... bianco. Ah, okay. L'occhio bianco, l'occhio bianco. Esatto. Deve avere l'occhio vitreo. Ma che c'ho? La colonna sonora mentre cucino?
l'ho fatto, dicevo Alessio, però l'unica cosa che dicevo, non c'ho il burro chiarificato, mi spiace per questa cosa. Non lo puoi fare, scusa? No, perché ci metto una vita a farlo, mettermi a farlo. Quindi vabbè, ti verrà un pochino leggermente leggermente ambrato. Ma cosa sono quelle macchie rosse, pomodori? Sì, l'ho fatto con un battuto di pomodoro, l'ho fatto. Chutney di pomodori. Ma attenzione all'occhio che si sta sbiancando. Quello di Pierpaolo pure, Ecco, diventato come Alessio, è tutto bianco come Alessio quando esce fuori con dei ragazzi. Tieni Alessio. Vabbè, ma Switch non è ti dai giochi retro game. È questa, mi sa. Non devi menare, Alessio. Non devi menare. È questa, la controllare. Sì, sì, tira su, tira Alessio, su. Alessio, prendi il pesce. È questa a sinistra. Grazie, Net. Come lo prendo? Come lo prendo? Come lo prendo? Prendi il pesce, troppo... Alessio. Mi devi dire come prenderlo. Molla il timone e prendi il pesce. Prendi il pesce. A meno che non hai le tasche piene di cibo. Alessio, ho le tasche piene di cibo. E allora niente. Mangia, mangia di una banana. Mangia di una banana. Tasche piene di sassi. Mangia la banana per prendere il pesce. Ok, prendi il pesce. Grazie a Dosalti in Padella per i 27 mesi. Ora lo posso tenere da parte per dopo? Sì. Tenilo nelle mutande il pesce adesso, così puoi simulare. La cosa figa del cibo cotto è che praticamente se vieni colpito e perdi energia, esatto, hai una carica extra, oltre all'uso normale. Io sto pescando. All'uso e abuso. Sembra un mare quasi da Sardegna qui proprio, eh? Mamma mia. Ci veniamo in ferie? Guarda che roba! Elisabetta ha gli occhi scuri e il viso di Sardegna. Com'era la canzone? Bella. Gremonini. Guarda il cazzo di pesce sta a venire attaccato. Oh, quello è da trofeo, eh! Quello è da trofeo, questo, eh! Questo è il pesce proprio per chi c'ha lungo questo. Guarda che roba! Quello è da trofeo, eh! Guarda che battaglia! Lo sai come si pesca? Che fatica, attenzione. Vorrei far notare che se l'è fatto pelato il personaggio, Pier. Ma se io lo prendo con l'arpione, cosa succede? Non ci provare a rovinarmi sto pesce, eh. Vai, vai, tira. Comunque puoi tirare anche leggermente quando cambia posizione. Però no, si stancano i pesci, France. Ma tu Serino che cosa fai? Gridi al dio Thor? Stai facendo la danza della pioggia? Cos'è? Sto tifando per la pesca. A te il gioco di ruolo ti fa male al cervello, però. Guarda sto come tira sto pesce, oh! Guarda, maledetto bastardo, sta... Manca poco, non abbandonare adesso. Guarda che se colpisce la nave lo perdi. Attento. Guarda che dà fastidio. Sì, ma non è capace. Vai, prendilo che dà trofeo. Però non vale niente quello, Quello è lo struzzurielle di mare. Quello è lo struzzurielle di mare. Oh, ma guarda quanto cazzo si stanca, oh. Mortacci. Oh, vabbè, c'è una sega. Aspettate, Teo ci sta dicendo una cosa. Se vai nella grotta che vedi in mezzo all'isola, sulla parete che ora vedi a destra, c'è l'ingresso a una zona segretissima. Addirittura. Preso! Bravo! Mamma mia, nuvesce gigante. Oddio, ho preso per sbaglio, Alessio. È il coda lesta solare. Mi hai arpionato sulla barca. Sì, ti ho arpionato. È il coda lesta solare e non ho capito che, tra l'altro. Ma è da trofeo? Ma che devo fare? Lo posso cucinare o me lo devo portare? Lo puoi cucinare, sì, da trofeo. Lo puoi cucinare. Coda lesta solare da trofeo. Poi lo puoi prendere o mangiare. Certo, è un po' un peccato questo da mangiare. Ah, ma perché no? Me lo conviene muovendo? Come vuoi, però cotto te lo paga di più, ben cotto. Ah, allora, cioè lo posso vendere anche cucinato? Sì, l'occhio vitreo, ma la posso fare, tipo, visto che è molto grande, la posso fare al sale o devo per forza cucinarlo sempre con sta padella? Al cartoccio. Sempre con la padella. Ah, che stronzata però, cioè io volevo fare al sale, questo veniva bene, lo pulivo bene dentro, aperto bene. Questo al sale sai che veniva fuori una meraviglia proprio. Allora, stavi con l'unghia. Datemi la mia missione. Cannon Cove. No, siamo all'isola Mezzaluna, c'è la mappa. Guarda, sta là. Ma puoi usare i pesci come esca o no? No. Ah, ok. Vuoi pescare dei lucci? Sì, ne so, capito, facevi quella roba lì, magari, esatto. Grazie Lord Azio, per i suoi 8 mesi. Roba figa, mamma mia, guarda, un preso pesce, veramente, non entra nella padella, tanto è grosso. Non mi state dando la missione. Ah, sì. Alessio, c'è la mappa, c'è la mappa, e devi guardare la mappa. Alessio, vuoi venire a vedere il mio pesce? Ma vabbè. Alessio? Alessio?
Grazie Gigi, sono contento. Alessio? Chi mi ha sparato? Alessio? Scheletri qua. È pieno di scheletri, sono nel buco Alessio? Dentro io. Eccolo. È questa la zona. Alessio? L'ho presa, l'ho presa. Alessio? Ma come la apro questa porta? Alessio, vuoi venire a vedere il mio pesce? Puttana. Ha rotto il cazzo un'ora per sta roba. Guardalo, mamma mia, sto a far bronza. Questo mi è venuto una roba qua, ragazzi. Secondo me. No, un po' ancora anemico. Ancora un po' anemico. Un po' ancora anemico. Ma se lo cucini troppo, che fa? Si brucia? Sì. Interista. Perfetto, adesso è perfetto. Volendo, adesso ne parliamo. Una roba, mamma mia. Ah, mi serve chiedere la cripto, ok. Vabbè, ma allora. Vi devo accompagnare o. No, abbiamo provato. Abbiamo fatto. Ok. Cioè, ha fatto tutto Francesco in realtà. Prima ho fatto niente. Ho completato un'impresa, Sì. Bravo, cos'è, l'impresa resta vivo più di un minuto? È quella l'impresa che hai completato? Tra le grotte, tra le rocce inizio grotta? Sì, si trova? Ma chi? Perché qua c'è una, no, una roba. No, ragazzi, segreta. venite, mi hanno colpito, venite. Arrivo. Aiutato, ma... Mi hanno giustiziato. Eccoti qua. Boh. Grazie. No. Allora, ma quanti cazzo so? Sono tanti. Adesso crepo pure. No, mi sono mangiato il mio pesce che volevo vendere, porca la vacca. Mannaggia la bubazza della minchia. Ma non trovo mica niente, ragazzi, qua. Ah no, eccolo qua. Ah no, è il diario questo di... Quando è mezzo mangiato non va più bene, non si può più no. vendere. No. No, che fail. Te lo vedi uno al mercato che ti dà un pesce mezzo mangiato? Vabbè, ma che ne so, magari è molto bravo, riuscivi, lo tagliavi a metà. Vai a bere, tipo... prova a rivomitarlo, poi lo ricomponi. Bello, lì sì è che viene buono. No! Sulla destra all'ingresso. Qualcuno non può venire a respawnare? Che mi è scoppiato un barile. Io sto lontano, non ce la faccio. Ma qua? No, allora, qua mi serve la chiave, però non ce l'ho la chiave, quello è il punto. Come ma la chiave mi sa che non è una delle tail. No, quella. Sono morto. Ci chiedono come faccia Alessio a non essere mai nel posto. Grazie, Luca. Giusto. È incredibile. Sono arrivato che sei morto. Ma perché quando sei morto hai i guanti da topolino, tipo? Cosa c'hai? No, sono i guanti di topolino quando sei morto. No, ma tu hai i guanti. Non lo so. Il mio hai i guanti di topolino. Tu hai i guanti, sì. Grazie, no, Albi, per l'abbonamento. Sempre ce li hai. Ah, c'ho sempre i guanti di topolino, pensavo fosse una roba... Tanto sembrano di lana pesantissimi, di quelli in pelle di capra da fuori e dentro... Scusa, di pecora. Perché? Quindi pelle fuori e... Sì. No, ma che cazzo fai, Pierpa? Quanto rosico che mi sono sprecato quella roba lì, guarda, veramente. Io ho un codalesta rubino. Però è proprio il più... Vai, prossima assoluto. Island. Che schifo proprio, guarda. Mezzo. Allora, prossima island. Ok, già ci stai. Niente. Schifo. E soprattutto in un momento in cui si trovano poche console, secondo me Microsoft è messa meglio. Perché si trovano poche console, però riesce a dare cose da giocare a tutti. Quindi se tu ti compri Series S o hai ancora la One, non rosichi così tanto rispetto a... Vabbè, che, certo. Non che su PlayStation 5 ci sia questa grande offerta da rosicaggio, Cioè, ormai però... non mi aspettate neanche più per No, saltare. Ma dicono in chat, Alessio, dove sei? È una roba allucinante. Dicono in chat che stai giocando un gioco tutto tuo. Ma io non lo so che gioco è, però. Ma non ci abbiamo... Tu ce l'hai così? Che sei, i vermi? Perché io ho larve e sanguisughe. Ce l'ho, verme. No, guarda, l'ho messo. Perché larva non va bene. Ma hai detto che stai per pescare 14 mesi. Sì, però cambiano però su diversi luoghi. Tipi. Qui Shore of Plenty vanno, la cosa che va per la maggiore sono... Adesso dobbiamo non andare a nord. Io ti lascio, con però i vermi. Vacci, Non sta abboccando niente, però. È partito live train, ragazzuoli. Rinnovate. Vele? La vela. Grazie, Melman. Forse c'è arrivato Uvesh. Ok. Aspetta a partire. No, così mi lasci Uvesh. No, ce la non faccio. Ti segue? No, è andato via. Ah sì? Pensavo ti seguisse. Perché vuol dire che non ci teneva abbastanza. Esatto. No, così non va bene. Vabbè, niente, mi tolgo la felpa e torno da voi. Arrivo. Cioè,
spengo anche le luci. No, perdo il sole. Ecco, vedi? Quella è l'avamposto. Si vendono in, quella, in quelle cose piccoline. Sta a ore 11. La vedi quella? Sì, ho visto, ho visto. Ma l'avete fatto? Avete fatto la rotta? Sapete dove andare? Ah no, io... mi ha detto il gatto prima di andare via. Scusate, ma cioè, ci sono, avete... sono i campionati. Ci sono i campionati e-sport di Sea of Thieves. Sì, però tu non puoi partecipare, Alessio. Comunque mi sa che voi avete questa cosa su Discord che dovete sistemare, perché quando vi parlate sopra non sentite gli altri, infatti bisogna sempre urlare. No, loro sentono, noi sentiamo tutti, solo che ci sveglia. Io urlo ah, okay, per fastidio. Ragazzi, ma è quello bianco? C'è una nave, ragazzi, c'è una nave davanti a noi. Fermi, ma è quello bianco? No, non è il velato. Cazzo, ma... è bello chiaro, fermi, eh? Fermi. Sembrava. Non è il velato, però cazzo. Però vogliamo? Vogliamo colpirlo? Sì. Vai, io pesca, gira! Vai, adesso. No, fermo. Giro io, giro. Dove vado? Vado a piare i cannoni, vado a piare le palle? Sì. E quando c'è da timonare c'è... Gira, Alessio, ci sta un cazzo di squalo enormous. Non andare vicino alle isole, gira. Vai verso di lui, Sinistra. Perché dove se vai vicino alle isole lui scompare. Sembrava il velato, cazzo. Ho avuto un momento di... Che cos'è il velato? Grazie a Residor per 100. È il megalodonte più raro. Ah, questo era il secondo più raro, era. L'abbiamo perso? Ci ha fatto perdere, Alessio. No, aspetta. Ci ha fatto perdere come al solito, niente, proprio, cioè... Niente. No, sì. Fucile volante perché c'eravamo comunque. Gira tutto a sinistra. Che sconfitta proprio qua, Alessio, guarda, incredibile. No, io l'ho fatto... Prima mi avete detto, vieni qua, sparate. Incredibile. Ce l'hai fatto perdere, niente. Vai dritto così. Non era più a sinistra, vai dritto così. No, per andare all'isola dobbiamo andare a sud. Era per vedere se discutava. Non era più a sinistra il pescione. Sta nell'aria. Sta nell'aria qua dove siamo noi. Che vuol dire stare nell'aria? Vive nell'aria. Nell'area. Hai detto chiaramente aria. Se tornate nel quadrante dovrebbe respawnare. Non vedo un cazzo. Sì, ma ve lo dimmi, dov'è il quadrante? Dove va? Guarda, vai a ore. Supera questo e vai a sinistra. Molto più a sinistra devi andare per ritornare dove stavamo prima. Io vedo la rotta, la tua traccia. Vai. Guarda, cominciamo a girare le vele. Sulla sinistra. Dicono che potete richiamarlo con la musica, il megalodonte. Non è vero, è tutte leggende. Tutte leggende. Ma c'è comunque sempre un punto di verità, Serino. Dicono tutti che il problema non è Alessio, siamo noi che lo facciamo guidare, comunque. Visto? Non è una scelta, purtroppo. Vorrei fare... sottoscrivere comunque, questa... insistono in chat, Francesco, è vero, con la musica si chiama. Lo stanno scrivendo tutti, è già fatto, è vero. La cosa della anche musica, se non ricordo male, era una quest... Era una quest, quella... Esatto. È l'affamato. Di più, Alessio, gira di più a sinistra. Sentilo, aspetta, fermo. Eccolo. Lo vedo lì davanti, ce l'abbiamo davanti, Eccolo, sì. Sparate, attenzione. Ma è verde questo? È lui, è quello che abbiamo davanti? Sì, sempre lo stesso, solo che prima la luce era più... Ma dov'è? Io non lo vedo. Vai. Vai, adesso comincerà a girare attorno. Ma è diventato verde questo, scusate, ma non è fluo, lo stesso. È lui. Tirate sulle tende. Le vele. Ma gli devo sparare col cannone? Col cannone. Ma è impossibile, sta troppo lontano. Sì, è possibilissimo. Devi mirare bene, Pier. Sparagli anche con il fucile da cecchino se ce l'avete. E mi raccomando, quando carica, provate a sparargli in bocca. Ok. Tu sei convinto che lo riesco? Sì, si riesce. Spara. Mettici anche sempre in favore di cannone verso il... Non ti avvicinare. Ho tirato su tutto. Non ti avvicinare, Alessio, non ti avvicinare all'isola, quindi vai sulla sinistra. Siamo fermi. Siamo fermi? Sì. E allora smetti di girare in tondo, perché sennò non riusciamo mai a... Mamma mia, che cannonata in yes! faccia, l'ho preso pieno proprio! Guarda qua, è praticamente già morto. Entrate, chi non spara e non ha la possibilità di colpirlo in bocca, quando carica, buttatevi dentro, esatto, sotto. Cioè? Sotto coperta. Ah, perché ti carica addosso, altrimenti? Sì. Dove sta? Eccolo! Paratevi... Vado troia, sotto a imparare, Mi ha tirato una sassata che la metà basta, oh. Grazie ad Above Diagram per i suoi due mesi.
è andato? Eccolo qua. Sta qua dall'altra parte. A sinistra, sinistra, tutto a sinistra. Preso. E qua un po' la cieca. Però ci ho preso, dai, buona. Vado a raccattare nuove palle. Anch'io sono capace di giocare così. Faccio le stronzate, poi mi faccio i complimenti. Dico, ma bravo Alessio, sei stato bravo Alessio. Ma stai parlando da solo Alessio o stai parlando qualcuno? Col gatto. Cosa vuoi? Io ci ho preso. Che c'hai da dire? Dove è finito? Davanti a noi. Ma se ne stanno andando a fanculo. Cecchinano. Sta scappando. Ma come sta scappando? Qualcuno mi dia vela, datemi vela. Vai, sì. Metto un po' di vela. Non troppa, però. Vai. Ma è annoiato. Ciao, Gazzanzo, buongiorno. Ma se n'è andato, ragazzi? C'ha no, è lì. Lo vedi? Poco. Bravo, dritto così. Adesso torna. Cazzo, fin di corso. Via vela, tirare via la vela. L'ho arpionato, cazzo. L'avevo arpionato in pieno. È ricomparso a un centimetro, tipo. Via vela. La sto tirando su. Quella davanti. Ce l'abbiamo a destra, a destra. Sì. A ore 4 e mezza, 5. A ore 3. Preso. Tiro. Bella, preso. Adesso sì. Tutto a sinistra. Ore 11. Ore 9. Si attacca il bastardo. Ore 7. Eccolo. Vai, Becco! No, l'ha preso uguale, cazzo! Perché l'ho preso pure io in bocca? Mi ha fatto molto male. Vado sotto a riparare. Dov'è la nostra destra adesso? Sì, dall'altra parte. Non lo vedo più io, ho preso la botta. Sì, a destra, ore 3. Grazie, Ricky. Ore 3. Sta per caricare. Ore 6. Ore 5. Sta troppo indietro, ragazzi, non lo riusciamo a beccare. Girati, così. Alessio. Ecco. Ma con chi ce l'ha? È scomparso. È morto? È scomparso, ragazzi. No, non è scomparso. È morto. È scomparso? Sì. Ma è proprio è morto sparito. Che? Secondo me ha desponato male. Non è morto. Ma dai, ma che merda. È scomparso. Aspettiamo 2 secondi per vedere se esce. Sì. Secondo me che ci siamo avvicinati a sta postazione qua. Ah, davanti, esatto, è quello. No, vabbè, ma non eravamo così vicini. Secondo me sembra. Per me è un po' tirata, non siamo così vicini. Secondo me sì. Non possiamo ritornare nell'area come abbiamo fatto sì, prima? Sì, riprovaci, però bisogna sempre fare lontano dalle isole. Datemi una direzione. Dritto di qua, no? Vai, un pelo più a sinistra. Ci dicono tutti che è desponato per colpa dell'isola al 100%. Sì, se devi andare dritto così, Alessio, dritto un po' più a sinistra. Cazzo, ma non era così vicino. È vicino. Dicono tutti che è desponato per l'isola. No, vabbè, ci credo, era una critica. Questo è negozio. Però siamo proprio sopra il negozio guardando la mappa, Oppure molti dicono che è un encounter a tempo, dopo un po' scompare. No. Quello non, cioè, sarebbe veramente una merda se fosse così. Ma non si sta muovendo la nave, perché? Perché Alessio non è capace, manca a muovere la nave. No, ma non è possibile, abbiamo tirato giù 2 vele. Fidati. Eccola qua. Questa qua è quella di Merrick. No, allora, scappa quando ha poca vita, ci può stare. Però, cazzo, è despawnato, non è scappato. No, è despawnato, si è proprio despawnato perché è proprio... Quando despawna così è per l'isola, ragazzi. È diventato trasparente. Comunque dicono, tirate l'ancora, prendete la chitarra... Aprite il menu delle canzoni e nel sottomenu trovate la canzone per chiamare il megalodonte. Leggenda. Comunque la sto suonando. Più a sinistra. Leggenda. Però la sto suonando perché. Eccola qua, guarda, qui c'è sta della roba per terra, ma non è. Quale sarebbe la canzone per chiamare. È il megalodonte, ma è una leggenda, non è vero che funziona così. Cioè, vi sto aiutando dicendo. Guarda che dicono tutti che ci sta. Ah, ragazzi, sì, come ci si sta. Chiama? Si chiama Evoca il Megalodonte, ma non evoca il Megalodonte. E quella. Allora, tu devi sapere che il primo evento di Sea of Thieves è stata questo evento qua, questa missione qua in cui bisognava evocare il Megalodonte, che era però il The Big One, l'affamato.
esatto. Capito? E infatti ti davano anche il bongo, esatto, adatto, eccolo qua. Non so se va bene, ragazzi. Dai, andiamo all'isola. Tanto è inutile. Tanto siamo per te fuori rotta. Alessio, vai a nord, tutto a nord. E vi dico che originariamente il megalodonte, il megalodonte ancora non c'erano nei mari. Quello è stato il primo. Sì, l'hanno introdotto così. Esatto, l'hanno introdotto così. Hanno introdotto quello e hanno introdotto il megafono. Questo perché? Perché per chiamare il megalodonte, tra le altre cose, due ciurme diverse dovevano suonare contemporaneamente quella roba lì. Quindi dovevano anche fare amicizia. E non c'erano ancora le meccaniche per fare amicizia. Non c'erano le bandiere dell'alleanza. E soprattutto per la prima volta implementavano il megafono. Quindi la possibilità, Alessio, di parlare fuori dalla portata, infatti, dei cannoni. Io ho il megafono, quello sempre del megalodonte, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, Alessio, eccolo, devi andare a nord, ma passa a ovest. Salve! Dell'isola davanti a te. Passa a ovest dell'isola davanti a te. Passa a ovest, stai passando. Ci sono est, 7000 isole. Alessio, Alessio, vai, ce n'è una di fronte a te. Vai, vai a sinistra. Se ci passi davanti, ci devi passare a ovest e poi vai a nord. No, vabbè, comunque abbiamo perso. Andiamo alle isole quelle. E infatti, sto andando alle isole. Sì, stiamo andando. Passaci a ovest, Alessio. Appena l'hai superata, l'hai lasciata a dritta, poi vai a nord. Ha senso comprare software nel 2021? Assolutamente sì. Ma ribadisco, Game Pass, così te lo puoi provare. Se esatto, proprio ti piace, te lo tanto in sconto al 50% in questo periodo, no? Sì. A nord, tieniti esattamente tra i due scoglioni, Alessio. L'hai fatto o l'hai fatto? Lo vuoi far passare lì in mezzo? Un pelo più a sinistra. Lo finisco in settimana. Più ovest, Alessio. Alessio, un po' più ovest, per cortesia. Con chi lo stai giocando? Con Karim. Alessio, un po' più ovest, per cortesia. Vi piace? Vi sta piacendo? Allora, ovviamente adesso non l'ho finito, quindi ancora non posso darti giudizio. Mi mancheranno ancora 3 ore, probabilmente, per finirlo. Ci hanno costruito la redazione di multiplayer, tu finire i giochi senza non finire i giochi e fare le recensioni. Quindi ce la puoi fare anche tu. Grazie, querido, per i 4 mesi. Allora, fino a il livello precedente, ovest, Alessio, per cortesia. All'ultimo che ho fatto, sinistra, 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 sinistra. Perché continuate a dire a sinistra? Perché ci devi andare! Oh, e comunque sta girando a destra, eh. Incredibile. E comunque gira a destra. Ma quanto sei demente, Alessio, che te lo diciamo in 60 di andare più ovest e sei andato a destra? Ma guarda che sei incredibile. Mi hai detto proprio, di passare a sinistra della prima isola. In mezzo sono passato a sinistra. E poi in mezzo ai due scogli. Questo è uno scoglio. Alessio, ma tu non ascolti. Tu non ascolti quello che ti dice la gente, Alessio. Non stai facendo un cazzo e neanche ascolti. È incredibile sta cosa. Veramente sei imbarazzante proprio. Oh. In 10 te l'abbiamo detto. Devi andare più a ovest. L'isola sta molto più a ovest. Non gliela fai proprio. Madonna santa. Ma adesso è a nord. Sì, è molto più verso ovest deve andare, Adesso a nord è sparato. Quella davanti a te, è quella davanti a te. Più ovest, è a nord sparato. Più ovest, sì, è a nord vabbè, sparato. Adesso, vai dritto adesso, vai dritto così. E stranamente vado a nord e sono passato a destra dello scoglio. Sì, sì. E hai vai, vai. Ma rispetto dove eravamo, rispetto dove eravamo messi prima, eravamo dritti. Alessio, ho detto una cazzata. Scusa, Alessio. Alessio, ti dicono tutti che non sai guidare. So che hai un'esperienza decennale. Tranquilli, è normale. Su questa nave e 3 dicono che non sei timonare. Passano le giornate così loro. Fatene la ragione, Alessio. Niente, poi però continua ad andare a destra. Fai finire, gatto, voglio sapere la tua opinione sui Text 2, visto che lo sto giocando con Pierre. Incredibile, incredibile, niente. Ciao. Allora, niente. Tornando un attimino nei ranghi, l'isola davanti a noi, la vedi? No, non gliela fa, non gliela fa. È la vela, sì, però la vedo. Ok. Prima dello schema dell'orologio... Cioè no, del non livello spoilerare dello... però. Non ci spoilerare, no, perché noi abbiamo fatto i primi due. Ok. Allora, c'è un livello con dei poteri che mi ha fatto abbastanza cagare, perché gli enigmi erano talmente banali da farmi pensare più di quello che c'era bisogno ed è diventato un po' ripetitivo. E quello è successo dopo, cos'è, 4 ore, se non sbaglio. E lì ho iniziato a sentire un pochino la... stanchezza, pesantezza. La stanchezza. No. Sì, da parte degli sviluppatori. C'è da dire però che già il livello dopo... è diventato più divertente di nuovo. Quindi magari era semplicemente uno scivolone con degli enigmi e dei gameplay un po' infelice. Fino a quel momento lì invece assolutamente straordinario, tanti tipi di gameplay diversi che funzionavano tutti. Che bisogna fare adesso? Qual è l'obiettivo qua su quest'isola? Ci abbiamo sempre la mappa del tesoro. Ah, con la X o con... qual è? Ah no, non credo, Vic.
Ma qual è? Oddio, non so che, su che isola stiamo. Quale isola è questa qua? Esatto, manco io. Immagino sia questa qua tutta spezzettata, ok. Allora, è l'isola più a ovest. Adesso smetteranno di litigare, perché sennò li ammazzo io personalmente con le mie mani. Però vi assicuro che loro nel privato sono così, anche quando fanno l'amore. Ma perché ai tuoi adepti sta sul cazzo quando litighiamo? Sì. Ma credo che a tutti stia sul cazzo quando litigate. Ma è, qual è l'isola di cui devo guardare la mappa? Adesso no, arrivo prima io. Hai una buona domanda, è una buona domanda questa, non lo so, aspetta quella via, fatta a cacca di coniglio. Aspetta, tutta frammentata. Ferma di un attimo. Attento, quella palletta. Sì, è cacca di coniglio, non lo accetti. Bravo, hai bevuto. L'isoletta finale, siete già arrivati voi? Non ho idea, io sono ancora sulla barca. L'ho trovato io, no, Pierpaolo? Vabbè, ma sei stupido, sei. Io sono andato all'inferno. Non sono adepto di nessuno. Ecco, sono morto io invece, perché ho tutti gli scheletri per cercare di difenderti. Guarda che pure io sto combattendo, Mi riesci a respawnare? Aspetta, dove stai? Ah, eccoti, non lo so, sto bello lontano proprio, sto arrivando. Resisti? Non è che posso fare molto per resistere. No, niente, sto scomparendo, basta, morto. Sì, lo so, siete abituati alla tranquillità. Comunque vi assicuro che Alessio non se la prende minimamente, perché tra Alessio e Pier c'è proprio questo amore che... sono così. Figata. Tranquillo, non c'è vero bullismo, solo sano odio. Ma quindi, Gatto, tu hai creato una comunità yoga zen, un posto di tranquillità e... Hai visto? E devi venire tu a cagarmi nell'orticello, Alessio. Sono come quei piccioni che arrivano e cagano dappertutto. Più con piccione pare in tacchino così, non so come dirtelo, però... Ti serve ancora la mano, Francesco? Sei a posto? No, oddio, mi sono dimenticato la cassa. Aspetta. Ma sei porca veramente miseria. Stupido. Boh, poi dobbiamo andare a nord-est. Talmente già andata male Farmer's Dynasty. Assolutamente sì. Vabbè, ma quello è un gioco straordinario. Comunque, sto farmando off-screen Lumberjack. Ho giocato un'ora anche ieri pomeriggio e una mezz'ora prima di far partire la live di ieri sera. Ma che gioco? Mica ho capito. Lumberjack Dynasty è un gioco dove devi abbattere gli alberi e vivere la tua vita. Quindi puoi trovare l'amore, sposarti, fare figli. Abbattendo alberi? Non trovi l'amore in mezzo agli alberi, però diciamo che tagliare alberi è il tuo sostentamento. C'è un unico difetto però, che hanno settato col buco del culo la progressione del gioco, quindi per andare avanti nella trama, quindi poterti sposare e sbloccare nuove quest, devi risanare un debito di 250.000 euro. Perché se no sei impotente. No, se no devi... Non puoi... Debito ti impedisce. Esatto. Tu non puoi fare niente, e qual è la stronzata? La cassa di stoffa serve? La cassa di stoffa? No, lasciala lì. Il problema è che in un'ora di gioco fai su una cosa tipo 4-5.000 euro. Bel gioco, quindi, insomma. Sì, no, è tarato veramente col culo. Per il resto è molto bello. Ok, mi metterò a pesca. Beh, non è che non puoi veramente trovare l'amore tra gli alberi. Quello è un peccato. Esatto, è un'occasione bella. Beh, vabbè, se trovi l'amore proprio, effettivamente l'NPC tra gli alberi, puoi fare comunque. Ma fai proprio sesso? O inizia un accoppiamento? Quando ho pagato questi 250.000 euro, te lo faccio sapere. Io sono. Sono a 3 settimane di gioco e sono a 50.000. Quindi. Ma invece quella dove sei il custode del cimitero, che tutti me lo consigliano, l'hai provato te, Gatto? Graveyard Keeper? Bravo. No, allora, quello lì mi... Dicono che è molto figo, che ricorda Stardew Valley, però non ho avuto occasione. Ne parlano un gran bene di quello, che tra l'altro... Ma chi è che sta scoppiando? Io sento botte su botte su sì, botte. Sì, sta attenti. Adesso sta sparando i barili. Come nella vita vera, non puoi fare niente, esatto, è troppo simulatore. È Graveyard Keeper, sta dicendo. Graveyard Keeper, l'hai detto.
Non l'hai detto? Sì, l'ho detto, però magari non hanno capito. Grazie al mio British. Potrebbe esserci. È fantastico, sì, sì. Meglio di Stardew Valley. Questa è la direzione importante, questa. Questa è quello. Non quello che esagera. Valley, eh? È quello che esagera. No, Stardew Valley è un capolavoro. Per essere fatto da una persona, poi. Ecco, questa è un'altra domanda interessante. Stardew Valley è fatto da un'unica persona. Sì. Nel come mercato Undertale? Non è la prima volta che succede una cosa del genere. No, anche Undertale è fatto da una sola persona. Sì, ma non sono un'unica persona. Comunque una produzione molto molto piccola. Però quando tu vai a comprare il gioco al negozio, non sai il team che c'è dietro e i problemi che ha avuto. Questa cosa quanto inficia poi sulla qualità del gioco? Diciamo che esce un titolo che ha avuto dei problemi. Adesso mi verrebbe da dire Scalebound. Facciamo finta che Scalebound sia uscito e che non sia straordinario. Ok? Perché ha avuto dei chiari problemi all'interno dell'azienda. Voi lo valutate comunque per il prodotto fatto o per il fatto che abbia avuto... viene contato nella decisione finale che il gioco ha avuto dei problemi o... Mettiamo che Stardew Valley non fosse stato così bello. Capolavoro lo stesso anche comunque perché è fatto da un'unica persona o comunque un gioco... No, chi se ne frega. No, quello sti cavoli. Logico che... Cioè, la come Duke Nukem Forever, non è che gli dai... È nota di colore perché... e basta. Esatto, perché ce l'ha avuto problemi durante lo sviluppo. Cioè, puoi in qualche modo chiudere un occhio dal punto di vista tecnico, artistico, perché comunque... Però la persona che va a comprare il gioco lo paga comunque a prezzo pieno e il punto di vista tecnico, quello lì, che è fatto però da un'unica esistono. Persona, chi se ne frega. Giochi fatti da una persona che costano 80 euro. Certo. Ma... Parlavo di giochi che comunque magari hanno avuto semplicemente problemi produttivi nella loro vita, perché ce ne sono, titoli. Certo. Che sono usciti poi, guarda, Crackdown 3. Allora, conoscendo la deontologia dei miei colleghi, possiamo dire un gioco recente che ha avuto qualche problema produttivo ha preso 9,5. Quale? Senti che voce, ma lo senti con che voce poi? Per me non rientra minimamente nel problemi produttivi, non rientra minimamente nella fase di giudizio. Cioè il problema produttivo, nel senso, se il team ci ha avuto problemi suoi interno, hanno licenziato qualcuno, sono ripartiti. Cioè, grazie, guardiamo loro. Il caso di Dying Light 2 o Vampire Bloodlines 2. Vabbè, ma cioè, certo che se hanno però Vampire... quelli non sono usciti. Ma quando uscirà Vampire Bloodlines 2? Se sarà un gioco di merda o se sarà un capolavoro, verrà giudicato indipendentemente dai problemi che del team che ci ha avuto il team. Cioè, non è che siccome ci ha avuto il team, allora dici, vabbè, però poverini, hanno cambiato un po' di persone, allora gli diamo un po' di più. Cioè, non è che Pierre, com'è che si chiamava il libro dove c'era la storia anche di Laden Pixel? Laden Pixel. Perché ve lo sto chiedendo? Leggilo, Gatto, se non lo hai letto, leggi quel libro che è bellissimo. Blood and Pixel, sì. Cioè, bellissimo. Oltre a Stardew Valley c'è anche Dragon Age 2, mi pare. Ma perché stai andando avanti in questo modo invece di navigare? Non ho capito. Per non sbattere. Comunque, accetto il consiglio e quando riuscirò finalmente a leggere un libro di nuovo lo farò volentieri. Lo aggiungo alla lista. C'è l'audiolibro anche. Quando vai a portare fuori il cane invece di ascoltare che diciamo noi. Esatto, come stamattina. Ti è piaciuto ancora? Hai ascoltato il corto? L'ho iniziato perché ho finito. È stata una settimana bella pesante questa. Ho finito il corto. In realtà ho skippato la parte finale del corto della settimana scorsa perché avete seguito la cosa. Xbox. Che secondo me hanno fatto veramente. Ecco, se volete possiamo parlare anche di questo. Per me hanno fatto una stronzata. Falso, clamoroso. Sì, perché allora ci sta a dare spazio agli indipendenti. È una cosa bellissima. Però devi anche limitarli, gli indipendenti. Perché loro giustamente parlerebbero del loro gioco per tutta la vita. Poi ditemi se la pensate come me. Loro parlano del gioco per sempre perché è il loro primo gioco. Il gioco, io non credo di che stiamo a parlare. Della conferenza Microsoft del due settimane Xbox, fa. Pierpaolo, ma di Xbox. Quindi c'è l'indipendente che tu lo inviti, ti parla del suo gioco a ruota libera per sempre. Tu devi un attimino limitarlo, perché si passa, soprattutto con quella coppia del gioco della pesca, da essere super interessante il gioco a diventare un rottore di coglioni. A massacrartelo, però Gatto,
stai confondendo, non è che loro gli hanno fatto una domanda poi gli hanno lasciati parlare, loro avevano programmato ovviamente. No, infatti l'errore, no, esatto. L'assurdità sto dicendo è programmare quello. Quella merda lì. Sto dicendo assolutamente questo, gli devi dare lo spazio giusto, perché altrimenti parlano troppo e da interesse del gioco mi fai venire voglia di uccidermi. E infatti, sì, io ho chiuso la live. Non comprarlo mai più. Certo. Non mai più. Anche perché noi pensavo durasse 40 minuti. Certo. Sì, ho visto, perché ho seguito da voi poi. Perché io mi aspettavo un evento da mezz'ora a 40 minuti con una bella carrellata, poi le interviste, e invece hanno fatto 3 ore di evento, carrellata, interviste, però le interviste erano veramente una rottura di coglioni. Ma le interviste, cioè, ma devi mettere pure delle persone con un paio di domande interessanti. Domande del cazzo, poi. Domande del cazzo, ritmate del cazzo, era veramente inguardabile. Cioè, sì, senti proprio che stai buttando tempo. La cosa peggiore è che i giochi erano interessanti. Io ho visto della roba che voglio giocare lì in mezzo. Però adesso li odio. No? Sì, esatto. Esatto. Arriva uno sloop, ragazzi. Arriva uno sloop. Io sono in barca. Ma che dobbiamo fare qui, infatti? Ragazzi, arriva uno sloop che ci ammazza, eh. Alessio, prepara la nave in posizione prepara d'attacco. Prepara la nave, Alessio. Cioè, tiro giù la vela? No, gira. Ci sta arrivando, dobbiamo sparargli, Alessio. Metti la bordata. Sparando, Alessio. Ci sta sparando, ragazzi, Alessio. Aia, sono morto. Sta la bordando, Alessio. Mi hanno ammazzato. Che schifo anche a me. Che fai. Io posso però stavo per sparare nave. Una cannonata, Guarda, ma questi sono dei nuovi arrivati, siete proprio. Chat. Che è successo? Io ho preso la loro nave, io. C'era uno che mi prendeva per il culo. Si stanno parlando, sono loro, rispondetegli. Sì, ma mi ha preso per il culo, mi faceva il perso. Stava sparando la cannonata. Mi prendeva per il culo, chiaramente. Le 11, no, mi si era rotta la chat. Io sto sulla loro nave. Sono andato invece. Vai, ammazzali. Spacca tutto. Mettigli la bomba. Rubagli tutto. Come faccio a spaccargli la nave? Devi mettere le bombe a mano. Quelle che esplodono, quelle colorate. Dov'è la loro nave? Scusami. Sta qua, sta ormeggiata a terra. È arrivata a terra. Venite. Ma io posso stare da solo qui a combattere? Da solo a combattere. Cazzo, ho pure mangiato il pollo crudo. Facciamogliela affondare la nave. Voi ma pensate di fare la nostra? Stanno? E loro da noi. Stanno da noi. Come fai a fargliela affondare la nave, scusate? Stai buttandogli l'acqua dentro o gli ho dato fuoco adesso? Impediscili di rientrare sulla nave, vedi come va giù. Ah, stanno... Ok. Bravo. Guarda sto scheletro di merda, mi ha ammazzato lo scheletro. No, cazzo, mi ha ammazzato. Sto da solo scheletro. Sulla mia nave. Sto da solo sulla nave. Che... Io sono ammazzato lo scheletro. Grazie acido lattico. Panguinu, sarà pure francese come al solito. Grazie. Avete il barile sotto, mi hanno chiesto. Abbiamo un barile? È che io manco mi ci metto. No, barile esplosivo sotto no. Pure secondo me non c'eravamo il barile esplosivo sotto. Che cazzo è questo punto? Vedete, francese, che pippa viera, ma io sono morto con lo scheletro. Manco ho capito quando. Appunto. La nostra nave sta affondando. Se riuscite a sistemarla, io impedisco a loro di tornare in vita. Sto andando, guarda. Ecco, sto arrivando pure io. Così imparano, ve ne c'ero per le balle. Vergognosi. Ma loro non è che c'erano, magari c'erano degli scrigni o qualcosa. Guarda, c'è un cazzo. Non c'erano niente per bandiere bianche. Sto sulla nave, la sto svuotando. Perché se qualcuno deve venire a riparare, però. Comunque io ho dato fuoco alla loro nave, sta bruciando. Hai fatto bene, no, adesso non sta bruciando ma sta andando giù. Come hai fatto a darle fuoco, Puoi prendere le bombe a mano, quelle colorate, quelle che sberluccicano e lanciargliele. Ma dove le trovi queste bombe a mano, scusami? Da noi, nella nostra stiva. Sì. Ah. Riparate la stiva, io intanto sto... Io la sto chiudendo. Non stanno più tornando, mi sa che non tornano più adesso. Ah no, non è vero, eccolo qua. Non riesce ad ammazzare? Sì, ma si muove come una saetta. Mi ha ucciso. Provate a bombardare la nave. Dove sta la nave? Ma noi siamo fermi qua, ragazzi. Ruotate la nave e sparate. Buttate giù. Sì, ma sono solo due. Sto ancora svuotando. Ho capito, ma sono arrivati. Ci hanno sparato. Scusami un attimo. Non dobbiamo rispondere. Sta risalendo, se ce n'è uno in acqua. Ma comunque sono matti questi qua, perché hanno fatto quella roba lì? Per rubarci le cose. Perché pensavano che noi fossimo tutti giù e invece non era così. Sono arrivati un pochino impreparati, cioè da dirlo. Potevano... Ma certo, comunque hanno trovato un gruppo.
di campionissimi. No, loro stanno già riparando tutto. Cioè, non c'è nessuno, la nave nostra non c'è nessuno. Io ho riparato tutto, ma come non c'è nessuno? Ho svuotato la nave e l'ho riparata, ragazzi. Ditemi ho che capito, ma fare. Qualcuno, mettete, ma il gatto mettete, e Alessio, sono morto. Stanno? Sono morto, te l'ho detto. Sono rimorto, io sono rimorto. Ah, ma stanno di nuovo sopra la barca nostra, grazie ragazzi. Al cazzo, no, chissà, stavano aspettando che arrivasse Deliveroo. Pensate? No. Ve l'ho detto che si erano buttati. Sta da solo, io da solo. Se l'acqua è bassa non può affondare, dovete togliergli l'ancora. Ma okay, non è vero, se l'acqua è bassa non può affondare. Ah, ok, niente. Quattro adesso che gli ho dato fuoco, sta bruciando. Alessio, bravo. Stai facendo una alla cosa loro, inutile. No, 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 fa bene, fallo, continua. Siamo tutti morti. Fermo alla loro. Siamo tutti morti noi, Alessio. No, ha fatto bene invece, Alessio, perché così li distrai. Esatto, bravo. Bravo, però Alessio. Però bisogna... ce l'abbiamo la... l'ancora okay. Gettata? Noi? Non no. Non ho idea. Ma io sono nella barca, se c'è bisogno di qualcosa. Sono morto. Gira la barca. Che schifo, mamma mia. Ma come facciamo a perdere? Ma li vogliamo massacrare questi qua? Io uno l'ho ucciso. Adesso ce n'è rimasto solo uno. Lo sta arrestando. Io infatti non capisco che non gli spariamo col cannone. Io quello che non riesco a capire. Ma infatti perché abbiamo la barca girata male. E nessuno gira la barca. Lo stavo cercando di fare. Aia, ma scusami, che mi ha ucciso? L'aveva risalto? C'è lui sotto nella nostra stiva, ragazzi. Ci sono io morto sono a metà della due. Stiva. Sei riuscito? Sono tutte e due. Eccolo qua, guarda l'altro. Pagamalu. Ma English sì, ma English un par di cazzi. Sei francese, lo sappiamo. Francia. Lo so che sei Francia, grazie al cazzo. Se no eri simpatico. Lo so. Ma loro però da noi non sentono niente di... Do you like Sea of Thieves? No, abbiamo sì, do you like Sea of Thieves? Sciupumpa questo, francese. Sta sotto, sta appena scendi, sta sotto. E poi è morto questo qua, ma erano in due. Sono qua sotto, mi uccidono! Sparagli! Invece di urlare, prova a combattere, Alex. Perché hanno tirato la cosa. Hanno tirato l'ancora. La nostra o la loro? La nostra. Vabbè, continuiamo a combattere, loro continuano a sparare all'infinito. No, ma infatti, prima bisogna buttargli giù la nave. Allora, loro sono morti. Ok. Ah no, questo è uno dei nostri. Tiro su, chiunque sia. Ero io, bravo. Però adesso torneranno sulla loro nave finché non affonda questa. Infatti dobbiamo distruggere la loro nave. Bisogna girate sull'ancora. Io sto tirando su, sto solo però. Se ci fosse un cazzo di barile esclusivo? Il barile esclusivo, sì, stamattina sto proprio distrutto. Non riesco proprio a parlare. Che liscio gatto. Per me, adesso li abbiamo già sfiammeggiata per bene. La devono tirare su. Ok, io ho tirato su l'ancora praticamente. Ottimo. Allora giro la nave. Eccolo! Bello, l'ho preso, stava in fiamme. Guardate, due hanno messo in difficoltà 4. È incredibile questa cosa. O gli sparo pure una cannonata. Aspetta, se girate ancora. Ancora. Pam! Ah, non ci vuole palle di cannone. Cosa sto sentendo? Ma perché? Ah, io ho distrutta. Perdonatemi, ho tolto la musica perché sennò mi danno il copyright. Quindi non sentirete i nostri compagni di squadra per un po'. Perché hanno messo la musica copyrightata? Ma come? Loro? Non li senti? Non lo so. Cioè che non credo... Ma basta, ho già risolto, Alessio, non è un problema. Cioè in realtà potrei mutare loro, però sti cazzi. Ci rilassiamo adesso.
Mamma mia, ma che rompicoglioni che sono, eh? Adesso si sono nascosti non so dove per la nave e canticchiano. Credo che siano sopra le vele, non lo so. Certa gente proprio non sa divertirsi, comunque, si può dire. Ma no, dobbiamo raccogliere il tesoro qua o l'abbiamo già preso? Non l'abbiamo preso ancora. C'hanno un cazzo, sono dei rompicoglioni. Sì. Esatto. No, allora, un conto è venirmi a rompere le palle, però, Francesco, un conto è mettere la musica a cannone nelle mie orecchie, cioè, voglio dire, cioè, a me sta bene che loro siano venuti qui, cioè, però, anche meno rompicoglioni. Mi hanno ucciso, sono sulla nostra nave. Cioè, la musica con i bassi potenti, vaffanculo, va. Sì. Sì. Messa aperta. Ma sì, ragazzi, è normale che ci stiano ammazzando. Andiamo. Cioè, fanno spawn kill, però non c'è nulla di interessante in quello che stanno facendo. Stanno facendo solo i grandi rompicoglioni. Ah, siamo sott'acqua. Mi sa che ci stanno fondando la nave? No, c'è andato fuoco, è andato fuoco la nave. Vedi, stanno facendo spawn kill. Ok, la loro nave è affondata, quindi ci basta ammazzarli e abbiamo risolto. Uno è morto. Arrivo. Sento sparare, non so chi. Ok, ti ho ressato. Dobbiamo spendere. Porca puttana, però. Ce la buttano giù così. Ma porca puttana. È finito. Non vedo più un cazzo. Sono sotto. Stanno andando a fuoco sotto la nave da noi. Però sta andando a fuoco anche tutta la nave, quindi bisognerebbe spegnerla. Perché fanno spawn kill. L'acqua? Con l'acqua? Fuoco? Beh, sì, è spawn kill. Cioè. Sì, sì, no, ma ribadisco, è bello così. Nel momento in cui non mi rompi i coglioni con la musica, le urla, a me va bene. Adesso non ce n'è più, l'ho tolto. Adesso risolvo tutto io, risolvo io. Mi sono caduto a mare, porca troia. Mo come faccio? Devo aspettare a compare il tritone, no? No, che poi quello che hanno fatto ci sta. Adesso hanno perso, possono anche smettere di rompere le palle. Dobbiamo semplicemente ucciderli l'ultima volta. Sì, chiaro. Però la nave va a fuoco, quindi bisogna risolverla. No, più che altro io sto da solo con loro. E io, loro io sto guidando. No, ma puoi trovare in spagnolo correttamente. Ma ciupamela poggia. Ha dato ecco degli là. Spagnoli, sarà. No, sono morto. Ragazzi, ma stanno tutti sotto. Ma loro stanno ancora qua. Ma scusa, ma sì, come sono... fanno a stare ancora qua? Perché loro ci stanno mangiando tutta la cura per curarsi all'infinito, sì. Sì, ma così moriamo. Io sono morto di nuovo. Anch'io. Cioè. È incredibile comunque che durino. Spegnete il fuoco. Non è facile, ragazzi. No, perché l'acqua. Perché bisogna. L'acqua è sotto. Vado a farmi un caffè, mi sono rotto il cazzo. Perfetto. Ma come no, Pierpaolo? Dove vai? No, sì, abbiamo tesori, abbiamo. Più che altro abbiamo anche la vela. Il fondo della nostra nave. Sì, però se il gioco non mi facesse spawnare già direttamente qua. Ah no, beh, sono giusti. È che adesso siamo pieni d'acqua. No, è affondata, ragazzi. Qui hanno abbiamo perso. Infinite, cioè.
Svuotate, svuotate la nave. Io manco mi ci commetto. Ma tu dove stai? Erano? Ma dove due erano, Alessio? Io ho 3 ore che sono morto. Io compaio. Ma quanti erano? Due. Perché hanno battuto 3 e mezzo? Perché eravamo in 2 anche noi. Però con una nave più difficile da gestire. Eh sì, ragazzi, cioè la difficoltà è quando devi fare ste cose. Ma non è un problema quello, ribadisco. Cioè, per me si sono comportati di merda loro a livello di attacco, con la musica e tutte le cazzate. Per il resto, chi se ne frega, hanno fatto bene. Ma al di là, alla fine fa favorite con questi qua che arrivano con la musica techno e cominciano a imperversare sulla tua barca. A me, io ho gradito. Manco mi ci sono messo troppo d'impegno perché... Capivo che... Io pensavo che foste più bravi voi, sinceramente. Ma ho capito, ma io sono bravo con lo sloop. Oh, te e Pier che mi fate da ancora con la nave gigante. Non è facile gestirla in due, No, ma infatti Serino, ti si è ribaltata la telecamera. Non so se te ne sei accorto. Si vedono soltanto la punta del cappello. Ti devi fare gli affari tuoi. Ah, ok, adesso capisco. No, ma che siamo scarsi nel PvP al 100%. Non l'ho mai fatto. Non l'ho mai nascosto. Dai, torniamo lì. No, però effettivamente... Quando qua? Si è... Ma possiamo recuperare forse? Guarda che siamo molto vicini. Vai, andiamo a est. Allora... Forse recuperiamo anche la roba... Guarda, è lì l'isola di prima. Dove lì? Alla nostra sinistra, la vedi? Poco a sinistra? No, sparato a sinistra. A est. Oh. A sinistra è ovest però, Perdonami, ho detto una stronzata. Ok. Oh. Il fatto però è questo. La barca non si muove. Eccola. No, dobbiamo andare. No, sinistra e est. Alessio, ma perché mi dici sinistra... le stronzate? Ma la sinistra attuale. Se tu adesso vai a sinistra, avevi messo est. No, porca miseria. Mi fa venire i sensi di colpa. D'altronde, hanno fatto il mestiere loro. Ci abbiamo hanno fatto bene. Sono stati grandissimi. E naturalmente, per noi diventa molto più difficile. Per il semplice fatto che, effettivamente, se il gruppo non è oliato, è un casino. È un casino, soprattutto perché, come dice il gatto, sul galeone è tosta. Quindi vuoi prenderti la responsabilità, Serino, di. Istruirmi alla vita della ciurma? Lì bisogna. No, io non ci credo. Non ci credo. Ci siamo mossi, lo so che ci siamo mossi. Però, sto cercando di capire verso dove. Però, ecco, uno giocando, combattendo, a quel punto c'ha quell'affiatamento che ti consente di vincere in queste situazioni. Secondo te, Francesco, verso dove ci stavano facendo navigare? Perché non c'erano isole intorno, mi pare che fosse proprio mare aperto. Guarda, io non ho proprio minimamente gestito la situazione. Perché ho detto, è inutile che mi metta a urlare, fare questo, fare quest'altro, perché era impossibile. Ma quindi non è questa l'isola? Allora, questa è l'isola dove eravamo prima. Volevo capire se... Cannon Cove. Sì, volevo vedere se c'era da qualche parte il nostro loot. Avevate passato da poco una grande roccia. Quindi qui sulla sinistra potrebbe questa essere. Qua, vai a sinistra. Esatto. O quella a destra. Quella a destra. A destra quella a destra. Roccia. Sì, vai a destra, vediamo. Sì, ma è facile che loro abbiano caricato tutto sulla barchetta che avevamo e se ne sono andati via, Possibile anche questo. Oh, la Madonna. Perché la barchetta rimane. Sono i fenomeni. Quando lo fai così. Magari li becchiamo. E poi dove magari vanno con la barchetta di merda? A vendere. Vanno a vendere. E poi soprattutto la roba che hanno rubato da noi, che stavamo proprio in gilda, vale di più. Stai andando in vedetta? Sì. Vai a destra, Alessio, vediamo. Ma Pierpaolo? Andato a farsi il caffè che si è rotto il cazzo. Ah. Queste erano le parole sue. Avevo capito il tè io. Tè? Il cattè, forse. Il tè o il caffè, Pierpaolo? Il caffè mi sono fatto. Caffè, vedi? Mi accorgo sempre di più che non capisco niente. Sì. Non capisco niente. Incredibile sta cosa. In tantissimi, ambiti. Cos'è successo? Mi fai un previously? Ci hanno fatto il culo a strisce. Ok. No, non era il mocha. L'ho fatto con la macchinetta, ma già che me l'ho dovuto accendere, l'avevo spenta stamattina, quindi ci metto un po' a riscaldarsi.
Vado a cercare. Sì, ho una di quelle a cialde. Ho comprato una macchina a cialde che fa un caffè che è favoloso. E beh, ci metto un po' a me scaldarsi. Non è instant che appena l'accendo. Che macchina ti hai preso? Mi fai una bellissima domanda perché non aspetta, mo ti dico la marca perché c'ho un nome del tipo Fabriano, quelli che fanno le matite, ma non è Fabriano, aspetta. Ferrari. Okay, che cialde ci sono, non quelle in espresso, immagino. Vabbè, torniamo all'isola a sto punto, Alessio. Quella qui a sinistra. Quale isola? Questa qua, quella a sinistra. Faber, bravissimo. Faber-Castell. Faber si chiama, perché Faber-Castell fa un caffè che è incredibile. Matita. Ne ho provato un milione, secondo me questa Faber. Ma che tipo di capsule sono? Non espresso, le immagino. Cialde. No, le cialde, capsule, quelle... Le cialde quelle in seta, in tessuto, non so. Intera, sì. Intera. Fa veramente, tra tutte quelle che ho provato a cialde, secondo me è veramente due spanne sopra le altre. Sì, sì, per me proprio è veramente Faber-Castell incredibile. È un colore bellissimo, sì. Dichiarazioni importanti. Sì, te lo garantisco. La macchina, la marca del caffè, guarda, è talmente buona che a meno che proprio non prendi un caffè delle cialde di merda, tendenzialmente sono tutte buonissime. Solitamente uso il o il Cosè o il Kimbo che fanno le cialde. Mamma mia, che marche orrende però, eh. Oh, purtroppo non le scelgo io. Cos'è questa cosa? Questa che mi sono fatto oggi. Caffè cos'è? Mamma mia, proprio il degrado, caffè buonissimo, caffè buonissimo. E poi allora, caffè allora, cos'è? Se un giorno Francetti deciderà di venire boss, qui a casa mia, te lo farò sentire e potrei giudicare te da solo, senza problema. Il caffè, oh, senza un caffè problemi. Straordinario. No, il caffè cos'è? Mia madre, sono stato a Pasqua a casa dei miei Anzio. Mi ha fatto i complimenti, comprato... per Paolo. No, no, sono stato ad Anzio, non mi sono portato la macchinetta dietro. Ho comprato. Nunca hai bevuto un caffè, José. Alessio, senti sta cosa incredibile. Mia madre ha comprato il Bimby, quello di Silvercrest. No, veramente. Grandissima. Esiste il Bimby Silvercrest? Sì, ma non si chiama Bimby, chiaramente. Ah, okay. Ma il concetto è quello del Bimby, però della Silvercrest, che costa tipo 300 euro, 320 euro, mi pare abbia pagato 330. Che non è poco, però. Non è poco. No, il Bimby costa 1000, però, il Bimby. Cioè, il Bimby costa 1000 euro. Ho capito, ma stiamo parlando del marchio Silvercrest comunque. Sì, il Bimby marchio Silvercrest. E mi ha fatto. Vabbè, un giorno ha fatto una cosa soltanto, per tutto il resto era tutta roba fatta dalla suocera e così via. Ma mi ha detto che ci si trova benissimo. Che è super, super, super top. L'ho visto. C'ha, tra l'altro, c'è il contenitore, il recipiente quello in metallo, che è molto più grande di quello del Bimby, tra l'altro. Guarda, dovresti vado a Lidl. Visto che si è trovata bene, a quel punto consigliale anche i preservativi Serena. Mo glielo dico a mamma. E, tra l'altro, il Bimby 1300 è arrivato a costare il Bimby, pensa che roba. Ah, l'hanno ritirato dal mercato per violazione del brevetto, quindi fra poco dico a mia madre di tenerlo assolutamente in celofanato, che varrà fra 5 anni, varrà magari 100.000 euro. No, come in celofanato? Di usarlo e di invitare tutti a casa, di sfruttarlo il Monsieur più possibile. Monsieur Cousin, sì ragazzi, quello con lo schermo, Fedborn, Monsieur Cousin con lo Ma schermo. Ma veramente l'hanno ritirato? Sì, l'hanno ritirato dal mercato, stanno scrivendo. Quindi vuol dire che è buono. Solo in Spagna, però l'hanno ritirato. Fa un miliardo di ricette, tra l'altro. Ah, non l'hanno ritirato in Italia, solo in Spagna. Monsieur Cousin. No, ragazzi, Monsieur Cousin. Così si chiama. Il Kenwood, ragazzi, per esempio, il Kenwood per me non ha senso. Tutto e posso volere un bene dell'anima. Il Kenwood per me non ha senso comprare il Kenwood perché è identico al Bimby e costa anche uguale. E quindi non capisco perché non comprare. È vero, ha delle funzionalità e un sacco di opzioni modulari. Il Kenwood, che puoi fare veramente di tutto, senso. Dalla carne trita, la pasta fresca, cioè dai, non puoi comparare anche il Kenwood al Bimby. Il Bimby ci faccio pure la pizza, anche il Bimby puoi fare. Ma a me sta cosa che col Bimby ci fai tutto, io non ci credo. Ma fa anche la pizza col Bimby, ovviamente la di mettere in forno a cucinare. Capito, la pizza, ah, okay. Allora, vabbè, ma fai l'impasto, ok. Fai la pizza, che è successo? Perché mi è andato fuori lo schermo? Non è qui. Datemi una mano con questo tesoro. Sto facendo, sto provando. Il Kenwood è uguale, ma i bassi migliori. No, il Bimby non è Kenwood. Non è un marchio Kenwood. No, il Bimby è Vorwerk. Che? Vorwerk è lo stesso del folletto. È lo stesso del folletto, Vorwerk. O anche del Roomba. No, il Roomba del... No, il Roomba è i robot. Come si chiama? È i robot del Roomba. Sì, è i robot del Roomba. È quello del folletto, Vorwerk fa il folletto e il Bimby. Pensa, come hanno diversificato. Si dice Vorwerk, non lo so come si dice, prescritto Vorwerk. Follet! Follet!
Warwork. Perché quelli ci sanno fare, non c'è cazzo da fare. Ad aspirare e cucinare è numero uno. Ho detto veramente ci spanne sopra. Giusto adesso il Dyson li sta fregando. Infatti ho detto io ho cambiato, mi sono preso il Dyson, mia moglie ha preso il Dyson, quello senza fili. Però devo il folletto era più performante perché aveva un contenitore più grosso. Allora. Ma che dobbiamo fare su quest'isola? Avete già trovare fatto? Il tesoro. Okay. Quindi dov'è? L'isola, questa isola? È veramente quella in alto, quella fatta tortellino. Okay. Sta circa dove sto io. Questo ve lo assicuro. Che palle ancora. Ok. E sta qua. Comunque, per tornare appunto al discorso di Xbox che ci hanno interrotti brutalmente. Hanno rovinato, secondo me, un'ottima occasione per poter presentare per bene dei titoli di valore. E quello è stato un grande passo falso, appunto, da parte di Microsoft. Giusto per dare una chiusura a tutto discorso. Quello. E siamo tutti proprio d'accordo, perché... Poi il giorno prima c'era stata quella roba lì, sempre dei giochi indie, bellissima, velocissima, piena di roba. Pensa, io ho detto, guarda, non seguo quella lì di notte perché vado direttamente a vedere Microsoft e mi sono rotto i coglioni. Sono proprio rotto i coglioni. No, niente. Hai trovato? Sei riuscito a trovarla alla fine? No. Non ho idea di dove sia. Dall'altra parte dell'isola sta. Senti, ho visto c'è una gemma per terra. Che faccio? Prendi. No, una gemma. Non so cos'è. Una roba che brilla. Ah, un tesoro. Che... Quello sulla spiaggia? Sì, l'avevo tirato fuori io, mi sa quello. Lo prendo? Sì. È un forziere del tesoro per chi... Sì, un forziere del tesoro. Lo porto nella barca. Allora. Eccolo qua. Sì, eccolo qui. No, ma è dove sono io, però il problema di questa zona qua è che è tutto verde, non si capisce un cazzo. Allora, devo salire dal cucuzzolo. Allora, Alessio? Alessio sta facendo il bagno. Una lucertola, Pierpa, uccidila. Ma perché, che fa la lucertola? Le lucertole? Non ho mai visto. Sono le lucertole su Soft Teams? Allora... Sai cosa manca in questo gioco, Serino? Non puoi fare il morto. Non puoi fare il morto mentre nuoti. Il morto a galla. Non puoi stenderti nel mare a guardare le stelle e roba del genere. È vero, vabbè, il morto a galla sarebbe fighissimo. Sono d'accordo. Hai ragione. Secondo me se gli scrivi a Rare te lo mettono, te lo implementano. Ma dopo gli scrivo lì nella cosa dei partner, mando un messaggio richiedendo questa feature. Leo. Guarda, sta proprio qua, sta cazzarola, sta proprio qua. No! Che ti è successo? C'è quello... Non è là, secondo me, è più giù. È lì. Come fate? Provate a scavare ogni tanto? Sì. È difficile. Ma non è lì questo. Dove stai? Secondo me stai dalla parte sbagliata. No, tu stai dalla parte opposta. Oh. No, io c'è uno scheletro, c'è un qualcosa... No. Ah, sei pieno di scheletri dietro. Oh, France! Detto c'è il barile! Lo so, è che sto pure senza energia. Non è qua. Scusatemi. Allora, io mi sto basando su quei due sassi lì. Sto guardando fuori. Guardando la spiaggia è verso la sinistra, non verso la destra, come dice Pierpaolo. Ma io sto combattendo i cazzi di schede, lasciatemi, vieni pure a rompi coglioni quello che dico io. Ma guarda, ho capito, ma stavi nella parte sbagliata. Che ti devo dire? Che stai nella parte giusta. Vieni Pierpaolo, dove va Pierpaolo? Ma io non lo so, veramente. Qui, guarda, vieni qua. Allora, guarda, qui sono ragioniamo insieme nella direzione accedi. Giusta. Accedi. La qua che brilla, lo vedi? Sì, è la cassa del naufrago. Sì, adesso, da qui. Sì, ma adesso cerchiamo di risolvere questo. Che vuole lo trovo questo? Io. Se mi controlli che non ci sia nessuno, te lo risolvo io in un attimo. Ma che risolvi? Guarda, vieni qui. Dai, Francesco, spacco il Q. Ti dico dove sta. Guarda, a D4. Se adesso vado subito, qua lo trovo, ve lo dico io. Guardate. Vi do veramente una direzione fighissima. D4. No, dritto, scusate, ho sbagliato. Sono morto. La vedi a D4 sulla costa... C'è la... sicuro dove sto io, Francesco. Stai sbagliando tu. Esatto, è là. Quando sto? Stavi dalla parte opposta, stavi prima. Ma credo, venivo dalla barca, stavo a venire. Che poi la barca sta da sola, sicuramente ci troviamo altri.
No, niente, non ci sta qua. Sì, sì, Pier ha deciso di prendere il caffè per rimanere ancora più calmo. Allora, rivediamo bene. Perché non si capisce, non hai un riferimento. Che c'è? Io, ma ci avete qualche cosa da mangiare per me? No, infatti sono morto. C'è il mio pesce di prima, però se te lo do io rimango senza niente. Chi è? Non so io. Non riesco a controllare questi teschi. Ma dove stanno? Sono morto, sono morto. Arrivo io. Perché in quattro diventa più difficile. Il problema è che non siamo in quattro. Esatto, cioè, hai detto Madonna, ma sono tantissimi, è impossibile. No, ma tanto io ho la vittoria in tasca, tranquilli, adesso ci penso io. Sta facendo il morto a galla sta facendo. Sì, il problema è quello che come al solito, il problema è che siamo, hai detto bene, siamo in quattro, ma in verità nel gioco non siamo in quattro, e quello è il problema grave. Niente, guarda quanti so, cioè niente, incredibile, è impossibile ragazzi così. Allora, dov'è? Ho pure finito le munizioni della minchia. Alessio. Ok, sono qua. Ma porca puttana sti scheletri. Nord. Mamma mia, ho fatto un bucio di culo a tutti gli scheletri, no, veramente. Allora, no, il sud. Una roba proprio veramente incredibile. È ok. È qua sicuro, è qua. Trovato? No, niente. Ok. Io sto a un attimo, a pochissimo da risolvere la situazione. Fanculo loro le loro. Sbagliato, mi sono lanciato. Sono lanciato sbagliato. Io comunque non riesco a trovare. Guardate! Oddio, sono ritornati. Ancora gli scheletri? No, ma chi è che ha urlato adesso? Mi sembrava il francese di prima. No, io ho detto mamma mia. Oddio, lo squalo. Puttana la merda. Allora, guardate, ragazzi, guardate lì sul... Sono morto. L'avete trovata? Sì, ci credo. Sì. Ma vaffanculo. L'ho trovato io. Sono non è possibile. Ho trovato il tesoro. Sì, ho trovato il tesoro, non l'ho fatto apposta. Però poi sei morto. Come sei morto? Quindi, e quindi è perso per sempre. Sono comparsi mille cose, però l'ho trovato io. Dove sei? Dove sei? Dove sono morto? Si dovrebbe vedere la mia luce. Che significa dove sono morto? Dove sei? Guarda che non lo troviamo più. Sono dov'è il tesoro? Non c'è più la mappa adesso. Veramente, proprio che demente totale. Non c'è niente da fare. Miseria. Dove sta? Io vi avete trovato? Ero un po' più sopra la testa di Pierpaolo, ero. Un po' più in alto, sulla seconda terrazza. Io venivo dalla barca. Io sto portando lo scrigno del naufrago sulla barca, io intanto. Vabbè, non lo dobbiamo prendere per forza sto tesoro. Ma scusa, vabbè, ho trovato un tesoro. E allora valla a ritrovare. Bretage, ragazzi, purtroppo è tutto in inglese. Tutti li abbiamo presi tranne il mio. Valla a trovare. Se me lo ritrovi, ti giuro. L'hai provato il Genesis Noir, gatto? Ma scusa, allora, come posso segnalare a voi la mia? No, aspetta, no, non è vero. Me lo stavo scambiando con Narita Boy. Genesis Noir non ancora, però mi intriga. Ho provato veramente. Bello? Clamoroso. Allora, bello è una parola grande. Un trip clamoroso. Io me lo sono goduto fino al fine, ma a me piacciono quante quelle esperienze. 5 ore buone mi sarà durato una cosa là. Buono. Cioè, è divertito. Veramente un trip. La parola giusta è un trip. È figo. Io ho provato Narita Boy. Narita Boy l'ho iniziato stanotte appena ho finito Genesis Noir. E devo dire che mi aspettavo qualcos'altro. Troppi dialoghi. Vabbè, Metroidvania, ma non troppo, perché in realtà capisci facilmente dove devi andare, però mi aspettavo veramente molti meno dialoghi e un po' più action. Purtroppo si inizia a combattere veramente dopo un'ora e non è quello che mi aspettavo. Vieni con me, Francesco, di qua, Francesco, andiamo a cercare lo scrigno di Aletta. Ho guardato le recensioni senza leggerle per non farmi influenzare troppo. E sei rimasto fregato? Abbastanza. Okay, che non vuol dire che sia un brutto, per carità, però
Io l'ho iniziato e vabbè, ma io lo giocherò fino alla fine, perché a me quello stile artistico, quelle musiche, a me no, ma è tutto bellissimo, semplicemente va giocato con più calma. Non è un inizia a menare tutto gameplay come mi aspettavo, ma è tanti dialoghi. Secondo me il problema di Nerida Boy è che può sembrare un The Messenger. Un The Messenger. Sì, quello di coso, quello di Devolver Digital, sì, un po' capito. La Ninja Gaiden. Era esattamente quello che mi aspettavo. Infatti, secondo me. Intanto, se non sbaglio, è nel Game Pass, no? Dovrebbe essere nel Game Pass, sì. Beh. Bellissimo. Bellissimo, Messenger. Sarà qui da qualche parte, ragazzi, lo scrigno. Perché se era la terrazza sopra dove stavo io, è qui. Stavo parlando di Narita Boy. Genesis Noir non c'entra niente, chiaramente. Una specie di Walking Simulator. Dove stava? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Qui da questa parte. Con dei puzzle. Cioè, sotto o sopra dove stai adesso? Anche quello su Game Pass, comunque, per chi fosse interessato, sì, entrambi. Però non c'erano le vie. Non c'erano le vie. Sì, non c'erano le vie. Incredibile, Alessio che gioca a caso, proprio, incredibile. Però ce l'ha fatta, bisogna dirlo che... L'ha perso. Non importa, ma intanto l'ha trovato. L'ha perso e trovato. No, io non voglio più cercarlo questo tesoro. Sia Narita Boy che The Messenger, confermo. Sono entrambi Messenger, non so. Entrambi nel Game Pass. Sia console che PC. Outriders l'hai provato invece? Outriders mi ha tirato una grandissima inculata invece, maledetti loro. Perché non hanno messo il cross save. Ah, quindi hai iniziato dove? Uno mezzo qua, trovato, okay, ragazzi. Buono. Non ti trovo però. Eccoti qua, arrivo. Perché, allora, per il discorso che facevo prima, io quando mi stacco dalle live o dai video, mi piace stare in divano. So a cosa vado incontro, quindi gioco decisamente meno bene rispetto al PC, ma me ne sbatto anche le balle, non mi interessa. Io voglio rilassarmi, voglio stare sul divano e continuare la mia partita, che magari sto giocando in live o con amici anche da PC. Mi piace sdraiarmi. E hanno messo il crossplay in coso, in... Ma non il cross save. Non il cross save, mannaggia. Bastardi. Aia, muoio. Sono morto in mezzo ai barili, ragazzi, se riuscite a ressarmi. Ha preso qualcuno lo scrigno? Io. No, io sto andando in nave con un... Ma tiratevi su che c'ho lo scrigno, non lo perdiamo un'altra volta. Vicino al cannone. Dove stavi? Un pelo davanti a voi, verso la nave. Ah, ma quindi sei giù nella spiaggia già? No, non ancora, ero a metà, vabbè, sono morto. Ma dove cazzo stavi? Io non t'ho visto morire, porca miseria, in mezzo al cannone. Dov'è il cannone? C'è un cannone con due barili. Questo è il tesoro maledetto, ma eri sulla spiaggia, quindi? Non eri ancora sulla spiaggia? No, non ancora, ero ancora a metà. GOTY 2018, The Messenger. Niente, io non ho capito dove sei morto. Adesso ci torniamo. C'è un cannone, comunque. È il tesoro più maledetto di tutti, questo. Oh, cacchio. Quindi Outriders, gioco assolutamente straordinario. Devo farmi tornare la voglia di ricominciarlo da zero su Xbox. Addirittura straordinario Outriders. È molto divertente, sì, assolutamente divertente. Cioè, per il gioco che è straordinario, sì. Perché? Non lo so, perché sembrava un tanto di già visto. Sì, però è divertente. Ci ha sorpreso, questo straordinario ci ha sorpreso. Perché è divertente. Allora, sono stato pagato, però come sapete sono abbastanza chiaro, non avrei usato questi termini naturalmente se non mi fosse piaciuto particolarmente. Ovvio che non avrei detto è una merda, però non avrei detto neanche straordinario. Mi sono veramente genuinamente divertito. Tanto giocando in compagnia. Giuda Remnant. Comunque Pierpaolo l'aveva proposto. Giocato. Sì, lo so che l'avevo proposto, perché a me è piaciuto tantissimo. A me Remnant veramente è piaciuto. L'ho preso io lo scrigno, sono arrivato sulla nave. Remnant l'ho mollato perché... Cioè, quindi ti posso dire poco a riguardo, perché non avendolo giocato tutto, non mi ha fatto impazzire. E che cosa c'ha Outriders che non aveva Remnant? È meno legnoso, è più TPS, più movimentato, insomma, gameplay per me è più divertente. Però c'è da dire che Outriders l'ho giocato solo in co-op, Remnant solo in singolo. Ci sono queste due cose importanti. Quanti si gioca Outriders? Massimo 3? Tre mi pare, sì, che sia il limite. O 4? Come Remnant.
come Destiny Se ci fosse 4 potremmo fare quella la prossima volta, una partita. Allora, venite, io ho portato lo scrigno, Ok. Mi sono divertito moltissimo, però la volete fare l'ultima? Andando avanti poi diventa un incubo. Ma sì, dai, tanto abbiamo ancora 40 minuti. Vogliamo parlare del fatto che ho trovato un tesoro che era introvabile? Ma sei stato bravissimo, infatti. Quando fai le cazzate, ti diciamo che fai le cazzate. Però quando sei bravo, sei bravo. Ho dato tutto per questa cosa qua. Perfetto. Posso appoggiare il pad. Ma è andato dobbiamo lì. andare in quest'isola qua. Al teschio di Yoshi dobbiamo andare. Fa vedere com'è il teschio. Perché il teschio di Yoshi? Ah, il teschio di Yoshi, è vero. Dove sei? Ah, lo stai guardando. È vero, è il teschio di Yoshi questo qua. Sì, sì. Datemi la direzione e datemi delle vele. Allora, io intanto non ho in quest'ordine. Ci ho dato tutta la roba intanto io. Secondo me l'hai trovato divertente perché l'hai giocato in live. No, guarda, di solito la live è controproducente sotto questo punto di vista. È possibile, è probabile che io l'abbia trovato molto divertente perché l'ho giocato in compagnia. Questo è un altro discorso. Io gli avevo detto 60 volte adesso di giocare Remnant, più di questo non posso parlare. No, Remnant, sto parlando di Outriders. Lo devo ancora provare Outriders, l'ho scaricato con c'è da dire che quasi tutti i giochi in co-op sono più belli. Vabbè, certo, ovvio, sì. Quindi io mi sono divertito tantissimo, però diciamo che per me sei un po' una voce fuori dal coro, nel senso che non ne ho letto e non ne ho sentito bene per niente di Outriders. No, ma infatti, come ti dicevo, il mio hype, il mio divertimento è perché uno, non l'ho finito tutto, quindi ancora non posso dirti è il gioco della vita. Perché avendoci giocato 5 ore è limitante, naturalmente. Per un gioco che ne dura 40, con un endgame e un sacco di cose da fare. Ci ho giocato in gruppo e ci siamo divertiti parecchio. Poi mi sono fermato lì per adesso perché devo decidere se continuarlo su PC o ricominciarlo da zero su Xbox. Che è una scelta brutta per quanto mi riguarda. Perché non c'è il crossplay? No, c'è il crossplay, ma non c'è il cross save. No, non c'è ancora neanche il crossplay al momento. Ragazzi, io non la trovo, cazzo. L'hanno spento, ho letto. L'hanno spento perché c'hanno un milione di problemi, quindi per il momento non ci sta. È che mi tira il cazzo. Quindi in che direzione vado? Avere due personaggi. Stiamo cercando di capire. Se qualcuno mi... Non hai trovato il teschio di Yoshi? No, non riesco a trovarlo. Il teschio di Yoshi quale sarebbe, scusate ragazzi, mi ho capito. Eccolo qua. Eccolo, Mermaid Hideaway. E dove vado? Sud. Sud, leggermente sud-ovest. Sud-sud-ovest. Pure parecchio, porca miseria. Cipo dice che è divertente da solo Outriders, che ci sta giocando da solo. E non lo so, io ragazzi, ci ho giocato solamente in gruppo. E mi sono divertito, poco da dire. Mi sono proprio divertito perché ci sono dei momenti in cui le abilità si incastrano, sono delle robe, vengono dei bei... Si amalgama bene la situazione. Poi, da vedere, credo sia inguardabile perché su schermo c'è disastro e basta. Perché dici? Perché, appunto, come dicevo prima, c'è una nave, occhio. La evitiamo, c'è una nave, sono scheletri. Sono scheletri, ok. Io sono contentissimo se sia bello, perché io lo dicevo da una vita che secondo me Outriders è da tenere sott'occhio, appunto perché sembrava il mix perfetto fra Gears e Remnant. Sì, sì. È una via di mezzo tra quei due giochi lì. Ah, allora, dal punto di vista della live, secondo me questo grande difetto è che uno non ti fa leggere mai più la chat, o infatti... Chi mi ha seguito lo sa bene che non ce la siamo cagata di striscio. Hai cannoni per cortesia? Com'è? No, di ignorare, ignoriamo lo schermo. No, andiamo dritti. Vai, Alessio, vai tutto a sud adesso. Appena superato l'isola, vai tutto a sud. E su schermo c'è talmente tanta roba che se non stai giocando non capisci niente. È uno di quei giochi che è veramente... Che poi, anche mentre stai giocando, inizia a fare a capire poco di chi ha ucciso cosa, l'abilità chi l'ha lanciata. È molto divertente, però. Quindi è il molto gioco per me. Esattamente, Alessio. Stai andando verso sud, Ale? Ma io ho capito che non ti ascolto più. No, vai a sud lo stesso. Vai leggermente sud-ovest. No, stai andando sud-est. Più verso sud-ovest, Alessio.
Ci ho giocato anche io da solo e sono circa 30 ore. Pur non essendo un capolavoro, niente di particolarmente speciale, sono d'accordo con te, è genuinamente divertente. Ma è quello che deve essere un gioco. Non deve rivoluzionare il genere. Come generalmente nuvoloso. Se compro un gioco, mi diverto, a me va bene. Ok, fermo così, Alessio. Vai, prosegui in questa direzione. Sud-sud-ovest, in pratica, dovresti andare, per essere precisi. Sud-sud-ovest. Ma infatti per me era meraviglioso anche Anthem a livello di gameplay. Poi si sono dimenticati tutto il resto. Tenuti, sì. Anthem e gameplay. Anthem per me è il miglior gioco dove si usa una tuta volante, dove si spara. È meraviglioso. È il miglior gioco dove si usa una tuta volante. Bravo, bravissimo. Sì. Secondo me è perfetta come descrizione. Cioè che non ce ne sono altri. Per non ce ne sono altri, però. Allora, non so se hai giocato a Iron Man. Ho giocato a Iron Man e ho giocato anche quello a Cosa. Quello in VR, ma Rocco ci ha giocato, quello in VR. No, aspetta, qual era quello là? Dark Void. Bravo, Dark Void. Però, cioè, il gameplay era super squisito di Anthem. Oh, mi sono veramente divertito un sacco. Però mancava tutto il resto. Sono totalmente in disaccordo. Sì, non ti è piaciuto a livello di gameplay? Guarda, ho fatto come ha fatto Sabaku per Cyberpunk. Ho scritto 75.000 caratteri su perché è una merda. Però è un peccato, è un grande peccato. Anthem è stato un dolorosissimo peccato. No, sono assolutamente d'accordo. Però proprio gameplay, volare e sparare, io mi sono divertito un casino. No, ecco, volare era straordinario. No, volare era straordinario. Parlavo proprio di gameplay. Quello che fai col pad, i movimenti. Serino ha detto spari. Volare era straordinario. Poi è uscito Flight Simulator e ha dovuto abbandonare Anthem. No, è che era tutto il resto. A parte lì, veramente grossi problemi. Nemici di un due coglioni che avanzavano in una maniera allucinante. Adesso vai leggermente più a destra, dritto così, che ci passiamo in mezzo. Un pelino più a destra, poco. Allora. Stare in mezzo, che brutta parola. Ancora un pelo più a destra, perché se no tocchiamo. Ok, quando te lo dico io, vai a sinistra. Sinistra, vai a sinistra. Più a sinistra, più a sinistra. Molto più a sinistra, decisamente più a sinistra. Ok, allora speriamo bene. Guarda che manovra che ti ho fatto fare, Alessio. Perfetto. Ok, puoi ritornare in rotta. No, perfetto. C'è qualcuno che dice: ma una run in singola ad Anthem posso farla? Non si può. Non si può. Quello è il problema. Devi farla in tre. No, non si può. Hanno chiuso i server. Hanno chiuso proprio i server adesso. Allora, non so se ho beccato un momento di. C'è tutta quella roba lì che poi quando arrivi. Come no? Io l'ho avviato l'altro giorno e non mi ha fatto giocare. Ma non credo. Devi grindare, che è veramente tutto sbagliato. Ma è tutto, ragazzi, è il classico. È quel tipo di gioco che è totalmente sbagliato. Gatto, adesso però ci dici perché tu hai provato a piare Anthem due giorni fa. Ma perché, esatto. Allora, quando sono sul divano, come dicevo prima di tutto era nel Game Pass. Prima di tutto. E poi ogni tanto avvio qualche gioco a caso solo per divertirmi con il gameplay. Mi piace anche andare in giro a sparare, cioè volare in Anthem, mi piace un sacco. Esattamente come avvio Flight Simulator, avvio Sea of Thieves, ho avviato Anthem. E mi sono divertito. Anche lì mancava il cross-save, senti, maledetti loro. E che tanto dico? Perché mi diverto. Che ci l'ha scritto? Server inaccessibili? Che ti dana? Oddio, non mi ricordo perché. Poi hai il coraggio di dire che non hai tempo per leggere i libri. Quando apri Anthem. Ma perché Anthem? Spengo il cervello. Sentiti volo in colpa. Ma che esempio dai ai tuoi utenti? Ma ho capito, ma è un po' come masturbarsi. Tu vai oltre, fai quello e va bene così. Però qua davanti, dopo, è oltre. Però io di solito ci metto 12 secondi. Non è che mi piega molto. Devi superare quest'isola davanti a te, Quale isola, quale davanti a me? Stai andando a sbattere. Quale davanti a me, bellissimo. Non sto andando a sbattere. Non so, io vedo la carta, sembra che stai per andare sopra quest'isola. No, aspetta. Va spostando. Ragazzi, stai guardando un'altra mappa tu, perché l'isola è a 100.000 km in distanza. Sono in tanti a chiederlo. Vai, e io lo ribadisco, adesso. Star Wars Commando è bellissimo. Republic Commando è bellissimo. Naturalmente ha i suoi anni sulle spalle, ma scusa, lo stanno facendo remake. No, è uscito adesso sul è uscito Game proprio Pass. Il repost. Bravo, il repost. Esatto, ho avviato anche Titanfall 2 divertendomi come un maledetto. Cazzo, grazie. Cercato.
Cioè, manca solo. No, no, ma nel multiplayer comunque. Cioè, sì, beh, bellissimo. Il multiplayer è un gioco di assolutamente giocare proprio Titanfall 2. Ma bellissimo. Tutto... Spesso lo trovi pure a 2 euro. Una roba. Sì, sì, ma io lo preferisco appunto a Coso, alla sua controparte free to play. Che come cazzo è che si chiama? Apex. Perché posso giocare da solo. Però ti posso dire che Apex hanno fatto veramente delle migliorie straordinarie. No, no, ma è un gioco assolutamente meraviglioso. Io voglio giocare da solo, però. Titanfall 2 è proprio bello. Non voglio giocare di squadra, anche perché ogni volta devo trovare o un amico o due amici, ci dobbiamo mettere d'accordo, parlare, ma... Voglio fare i cazzi miei mentre gioco. Comunque, sì, secondo me Titanfall è bellissimo. Oh, le cuffie che ho nelle orecchie sono le Razer Hammerhead. Hammerhead. Se cerchi su internet, serve Anthem, li dà online. Allora, o ho avuto sfiga, ma il giorno dopo che hanno detto che non ci sviluppavano più, a me non ha fatto loggare. Poi non so se hanno fatto un aggiornamento o qualcosa, non l'ho più avviato poi da allora. Perché ho detto, vabbè, chi se ne frega, perché avevano annunciato uno o due anni fa, se non sbaglio, che Anthem l'avrebbero rifatto. Esatto, e poi hanno chiuso, diciamo, il progetto del più a sinistra, che c'è la spiaggia leggermente più a sinistra, e poi hanno mandato tutto a fanculo. E allora e comunque sono stati i coglioni anche in quel caso. Sì, assolutamente, ma secondo me lo risfrutteranno. No, sono ben cuffie che ho io, ci avranno almeno un paio di anni le Hammerhead che ho alle orecchie, non so neanche più se esistono ancora. Levate le vele, ragazzi, siamo arrivati. Sì. Grazie Piazza per i 43 mesi. Lo risfrutteranno. Anthem Next? L'avevano chiamato così, il nome in codice era quello che doveva essere, sì. Esatto. Scusate l'ancora, stiamo per andare a sbattere. Vabbè, tocchiamo. Scusate l'ancora. Preparate l'ancora. Ormai è gesto l'ancora. Uno aggiunti la nave, perché veramente qui secondo me... Sì. Siamo andati un po' lunghi. Tutto il distruttivo. Leggermente. Aveva un gameplay così bello che secondo me è stupido sprecarlo, buttarlo via. Lo riutilizzeranno per qualcos'altro. State aggiustando voi? Sì, sì, l'ho fatto. Era un buchetto piccolo e basta. Allora prendo l'acqua intanto io. Ok. Oh, ci hanno provato, hanno fatto una cazzata. Vediamo. Utilizzare la parola chiave di Electronic Arts. Però adesso hanno un po' di pepe al culo, secondo me, perché adesso che pure Ubisoft ha la licenza... Coso? Star Wars. Ma più occhio, che altro si continuano a rompere le palle su... Scusatemi, ma io sto guardando la mappa di Yoshi, ci sono tantissime X, vuol dire che ci sono tantissimi tesori? Esatto. Sì. Prendo la bottiglia, il messaggio in bottiglia, non me ne frega no, nulla. No, prendiamo i tesori, che tanto abbiamo ancora 20 minuti, riusciamo a prenderli tutti e li consegniamo. Tra l'altro qui c'è il laghetto, questo è un bel posto per pescare i pesci di lago, non se ne trovano tanti. Ok. È vero. Scheletri per finito. Una grigliata dici che è il modo migliore. Eh no, se vuoi fare... No, infatti in Apex l'1v1 non c'è per un motivo giusto, perché sarebbe stupido metterlo visto che ci sono le cose, le abilità. Oh, ci sta. È un gioco che personalmente non mi va di giocare. 5 passi qua al centro, eh? Però veramente ottimo lavoro con Apex. Sì, anche perché sono partiti un po' così, però si sono tirati su e adesso sta andando molto bene. E a Roblox? Ci giochi a Roblox? No. Ho scritto un pezzo su Roblox. Io mi sono dovuto informare un po' perché non l'avevo frequentato. Devo dirti che è geniale. È nuovo Minecraft, no? Ma più che Minecraft è la cosa da cui dovrebbe copiare Sony per rilanciare Dreams. Cioè, praticamente è Dreams, vero. Ma quello, ci puoi fare i soldi. Anche quello completamente morto, abbandonato. Quello è morto e stramorto. Beh, in realtà però c'è dichiarazione proprio di ieri l'altro. Sony investe e vuole far ingrandire Media Molecule. Ma quello è un altro conto. Ho capito, il problema ma è Media Dreams. Molecule è più di Dreams. Adesso fanno c'è un nuovo problema cosa. Dreams grosso, ragazzi. C'è un problema Dreams grosso. Ma in realtà la X è una sola, adesso. Tu che cosa hai visto, scusami? No, mi ha sbattuto contro lo... Vedi? Le stagnarole qua pesca.
Ma ha sbattuto contro il coso, porca troia. Contro il scoglio. Scoglio, il pesce me l'ha fatto. Grazie per l'abbonamento, Geralt. Sta pescando anziché tirare su tesori, questi pirati d'acqua dolce. Allora, no, sto andando adesso a prendere il tesoro, guarda. Sto andando ora sto andando. Vieno. Ah, ho sbagliato. Sì, no, cavolo. Ma che palle sti cazzo di... Ma è pieno di teschi ovunque, ma non c'è un momento tranquillo? Non c'è un server senza teschi? No. Si chiamano scheletri comunque, Alessio, non si chiamano teschi, eh? Grazie a Taka per i 5 mesi. Chiamano? Sono insopportabili. Un remake cazzo di Spore sarebbe bellissimo. però... Sì, remake di Spore. Diciamo anche di risfruttare bene un titolo che è un mangiasoldi che al momento non funziona come dovrebbe, che è The Sims. The Sims, pure secondo me The Sims 5 arriverà. Sembrerebbe che lo faranno vedere alle 3. Ma devono cambiare totalmente approccio. L'approccio al momento d'accordo. È fallimentare, non gli sta girando come dovrebbe. Soldi infiniti per niente. Per niente, sono brutte le espansioni. Ancora adesso, se lo carichi, ci sono i bug che c'erano al lancio. È una roba vergognosa. Ma adesso girate le palle perché ho preso l'espansione, quella l'ultima di Star Wars uscita. Perché mi aspettavo di giocare The Sims Star Wars. Invece no, era un'espansione che tra l'altro non costava neanche poco, se non sbaglio, una ventina di euro. Le pettinature? No, e aveva una zona dove andare in vacanza e i personaggi di Star Wars. Ho capito, però cioè, dammi qualcosa di più. Dov'è The Sims Medieval? Quelle idee belle, scusami, che fine hanno fatto? Ti posso dire che The Sims Medieval è stato uno dei pochi giochi che mi ha fatto davvero commuovere a un certo punto. The Sims Medieval, bello. Non sto scherzando, Paolo. The Sims Medieval oggi sarebbe rifatto con quel che sai oggi, così ben ritagliato per il mercato di oggi, sarebbe un successo straordinario. Era avanti nel tempo ed era meraviglioso. Lo storytelling dinamico, creativo di Sims Medieval è praticamente uno dei top in assoluto. Perché ti facevi tutto il villaggio, prima usavi l'acquaiolo, poi usi la cuoca, poi usi lo stregone, poi il re, c'erano queste missioni e il modo in cui riuscivi a far collaborare tra di loro era bellissimo, bellissimo. Ho capito che cazzo sta sto tesoro, eh? Zero proprio, non riesco a capire. Ma io sono d'accordissimo con te. Ma infatti mi aspettavo che con The Sims 4 facessero qualche espansione così. Che comunque ti dice, guarda che gioco base lo devi avere, però devi... Esatto, magari. Ma anche solo banalmente vivere nella zona nuova o cose così. Invece sono... No, fanno schifo. E poi comunque tolgono ogni volta cose essenziali, come le stagioni. Sì, ma poi posso pagare il pass, cos'è, che costa 100 euro l'anno... E non avere tutte le espansioni di The Sims. Cioè, ridicolo. Che te ne danno tre, te ne danno. E il resto devi pagarlo. È veramente riusciti una stronzata a trovarlo? No, manco no. Voi, vero? Aspetta, io non ci ho nemmeno mai provato, Che per me sta dove c'è la sabbia? Sì, ma non riesco a capire dove raggiungerla quella sabbia lì della mappa. Perché c'è l'acqua. Ma io ci sotto. Sto sulla sabbia della mappa, ma chiaramente devo sbagliare. Guarda, ci penso io, ci penso. Che pensi me? Ma avete trovato zero tesori fino adesso? Sì. Sì, zero. Ma ce ne sta uno solo, Alessio, eh? Uno ce ne sta. Perché ma tutte quelle X allora cosa sono? Ma non hai la mappa sbagliata. Stai sbagliando la mappa, eccolo. Alessio. Non so più come dirtelo. Vabbè. Trovato. Ma tu stavi cercando il tesoro in una mappa sbagliata? Sì. Ma te l'ho anche detto prima, ho chiesto. Ma io ti ho anche risposto, Alessio. Di X ce n'è solo una. Adesso ti abbiamo risposto, infatti. E il bello è che faceva la stessa cosa quando l'ha trovato, per sbaglio. Non riesco a orientarmi. Chi è? Ribadisco, secondo me avete l'impostazione su Discord che muta gli altri quando uno parla. Ma non avete, no. Ce l'ha solo Alessio, il gatto. Non è che abbiamo... Però io sento tutti senza problemi. Ma perché? Allora non ascolti però lei, perché se ci senti e continui, perché però delle X te l'ho detto. Però vedi, il gatto ha detto una cosa importantissima, cioè per chi non vi conosce è come se aveste dei problemi su Discord. Cioè considerate com'è facile fare le dirette tipo il cortocircuito. Esatto.
Alessio sta girando nel suo mondo, e, grande Alessio. E per chi vi sente per la prima volta sembra che vi vogliate accoltellare durante la notte. Ma è così. Te lo credo, te lo credo. Cioè mi date apposta le mappe sbagliate perché sapete che sono il miglior cercatore d'oro della ciurma. Senti, miglior cercatore d'oro della ciurma, andiamo a casa. Sei salito sulla nave, Alessio? Quale nave? No, perché poi dici: ah, mi lasciate qui. Stiamo per partire, Alessio. Aspettatemi. Ultima chiamata per Alessio Pianesani. Dove è qua? Alessio Pianesani è atteso a bordo della. Ma dov'è Alessio? Non lo vedo. Eccolo, sta qua sotto. Ce l'ha fatta? Eccolo! Da che parte è la... Spiegate le leggere. Ho giocato moltissimo in single player, ragazzi. Ve lo consiglio in single player, assolutamente. Kunda, via dal mio timone! Che avamposto dobbiamo andare? Uno qualsiasi, il più vicino. Golden Suns, devi andare tutto a nord-est. Tutto a nord-est. Vedi, l'ho appena detto io, perché l'hai ripetuto? Non ti ho sentito, scusa. Vedi che dicevi... Che Discord, secondo me. È l'impostazione di Discord. Molto nord-est. Ah, fatemi scaricare tutto, visto che ho preso una tonnellata di roba pure qua. Ecco qui. Guarda com'è felice il pianella. Poi roba nuova che deve uscire non mi viene adesso. Cioè, Biomutant, con tante speranze. Con tante... Quello sarà... E scusami, com'è che si chiama quello... Returnal? Lo aspetti? Aspetta che non me lo ricordo. Devo guardare un io da morire. Io ritorno al Housemarque. Sì, anch'io ritorno. Quello mi intriga, ma mi preoccupa. Potrebbe farmi super schifo, esattamente come super bello. Cioè, che non è il feedback migliore. Intriga, ma preoccupa. E preoccupa pure per come viene prezzato e venduto in una situazione. No, ragazzi, la telecamera di Serino è che la tipo tutta alzata. Per questo vedete solo il cappello ormai di Francesco. Ne mangio ma... mille giorni oppure perché lui, oppure perché lui si è rimpicciolito. Anche cioè, tutto d'un colpo potrebbe essere diventato affetto da ranismo. Non arriva il microfono. Non arriva il microfono. Ma fai benissimo comunque. Aiuto. Purtroppo il vomitino in Sea of Thieves in molti ce l'hanno e ve lo dovete tenere. Non c'è un'impostazione per toglierlo. Returnal è procedurale, sì, ma non procedurale nel design delle mappe. Dovrebbe essere procedurale solo. No, stare sbagliando, ragazzi. Nord-est, sta andando tutto a est. Però viene venduto appunto come. A prezzo pieno viene. Sì, a prezzo pieno, sì, assolutamente. A me preoccupa molto di più Biomutant di Returnal. Ma a me non preoccupa perché ormai le speranze sono sparite su Biomutant. La gente è impazzita per Biomutant. Ma perché lo stiamo aspettando da una vita. Però. Boh, cioè. No, vediamo. Ma infatti io ho avvertito molto a riguardo. Cioè. Oh, benvenga il gioco bellissimo, Però. Ma l'hype mi è passato è due anni fa. È impossibile che sia bellissimo. Cerchiamo un attimo di regolare l'hype. Cerchiamo un attimo di regolare l'hype. Ma sembra molto bello lì alle 3 quando la demo. Però poi scopri il team che lo sta facendo, i problemi che hanno avuto e capisci che è meglio ridimensionare le aspettative perché potenzialmente è super figo. Speriamo che abbiano contenuto l'esperienza in poche ore. Non abbiano provato a fare il passo più lungo della gamba perché sennò rischia quel gioco. Scusami, tu. Se invece l'hanno curato molto ed è piccolino, potrebbe essere un piccolo capolavoro. Gatto, ma tu stai aspettando pure? Ci sta anche un altro che aspetti tantissimo e che io e Francesco ogni volta che ne parliamo la gente ci uccide, che è Kena Bridge of Spirit. Che tu so che lo stavi aspettando. Ma da come ne parlate voi, sembra il gioco di merda della vita, grazie a Claude. No, non è vero. Di merda non l'ha mai detto nessuno. Non è vero. Mai detto una cosa del genere. Lasciate intendere in maniera un po' furfantella che possa essere una delusione. No, è che non c'è. No, perché sarà sicuramente una delusione piena. Perché sai perfettamente quello che è. Sai perfettamente che hai già giocato quella roba 140.000 volte. Allora, il fatto che l'abbia già giocato non significa che faccia cagare. No, no. Ma infatti loro non lo dicono. Infatti non lo dicono. No, no, certo. Il problema è che Gatto ne parla. La gente è come Biomutant. Lo aspetta come se fosse una roba che lascia perdere. Adesso arriva allora, Dina. A differenza di Biomutant, che comunque l'hype, ribadisco, mi è passato due anni fa. Kena non mi ha attirato così tanto come tanto quanto sulla sinistra, sulla sinistra, sulla sinistra. Le vele sulla sinistra della però
sembra un gioco molto carino da giocare. Assolutamente. Cioè, io lo aspetto perché se... Sì, 15 anni fa. Ma no, secondo me mi diverto tranquillamente anche adesso. Non ho... Ma certo, anch'io ogni tanto sto giocando a F-Zero, quello per Super Nintendo, io considero. Vabbè. Sono proprio lì, Kena e F-Zero. Ma no, la sinistra che la casa è dall'altra parte? Chi è che ha buttato l'ancora, ragazzi? Io. Cazzo fai? Siamo lontano 100 chilometri. Dovevi andare a sinistra, però è l'isola a sinistra, quella con... Beyond Good and Evil, ragazzi, mi sa che ma è morto. Ma perché a sinistra? No, Beyond Good and Evil... C'è una sproporzione tra quello che fu Beyond Good and Evil per PlayStation e Kena per la next gen. No. Chiedevano quando esce, no, immagino del 2. Del 2, sì, esatto. Ah, 2. Però mi sa che è un progetto che non se ne parla da fin troppo. Cioè, Kena... Pensa, Star Citizen è completo rispetto a... Ricordatevi che avevamo una grande scommessa con Francesco fra... Beyond Good and Evil 2 e Star Citizen, il combattimento fra chi esce prima. Beh, io che avevo detto? Secondo me tu avevi avuto il coraggio di dire Beyond Good and Evil 2. Beh, sì, certo, sempre quella sbagliata. No, non lo so, ma secondo me sarà veramente un'impresa impossibile. No, secondo me dentro anche Skull and Bones, allora. No, io personalmente... A chi lo devo dare? Scusate, il tesoro del naufrago. Sempre non lo intenda. Per fare in modo che intenda. No, quello che dico io è che secondo me Beyond Good and Evil non uscirà mai proprio. Cioè, sì, il progetto è quello bloccato. Che dicono, sì, potrebbe diventare quello di Star Wars, no? Diciamo che sarebbe la cosa più intelligente da fare. Il problema è che i team sono diversi e quindi è molto difficile una roba del genere. Strano che Skull and Bones fa impazzire, perché mi dà proprio l'idea di quel gioco che con quella tech demo spin-off di Assassin's Creed, ed è 10 anni ormai che dicono: oh, ma non è ancora divertente, che cosa facciamo? Oh, l'hanno abbandonato e ricominciato quello, Però quello è un altro caso in cui la gente, come Biomutant, come Kena, come altri giochi, ha già deciso per lui, ma anche come Returnal. Cioè, la gente, tu gli puoi dire mille volte... È pericolosissimo Skull and Bones? È pericolosissimo, Serino. Ma non è tanto la questione pericoloso se è buono o cattivo il prodotto. Il problema è che la gente pensa che sia tutt'altro di quello che in realtà è. E Skull and Bones, pensa la gente, dimmi cosa pensa la gente. E come fai a capire male? Che sia un gioco di ruolo piratesco, ma un'alternativa a Sea of Thieves, quando è World of Warship. Semplicemente. Ma no, non è neanche World of Warship, è proprio una roba. Se fosse World of Warship World sarebbe Warship. Già uscito, purtroppo, è perché ci vogliono mettere una buona componente di profondità, evidentemente. Questo perché perché che cosa è successo? Nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di rincorrere le aspettative della gente. Quindi da World of Warship stanno passando a World of Warship, che ha anche una componente single player, diciamo più avventura, che però non sappiamo che magnitudine cosa bastava fare? Può avere. Prendere Assassin's Creed 4 e renderlo solo pirati. Esatto. Avevi vinto. Sì. E invece hanno fatto World of Warship, perché è comunque una roba cinese. È una roba cinese per i cinesi inizialmente. Tra l'altro è divertente, Non è che non io mi sono divertito, sì, quando abbiamo provato le tre. Però non so a chi vendere questa roba qui. Chi lo devo vendere il forziere del tesoro? Sempre lui. E l'uomo in tenda non suo via il forziere del tesoro. È cinereo? Dice, aprilo, Piero, appoggialo e aprilo. Ah, prendo l'oro. Ah, ok. Chiudi. Io non ho fatto niente, non ho portato niente. No, non me lo fa vendere comunque. Devi svuotarlo, vendere le cose singolarmente. Il teschio all'ordine delle anime. Adesso poi l'ordine delle anime. Sta qua, vieni qui. Qui. Dove stai? Sì, ho visto. Ok. Avete venduto poi lo scrigno tutto? Sì, ho venduto tutto. Ok. Io non so se c'è la chat che ha problemi, però delle volte mi si è bloccata completamente più volte. Oppure non volete scrivermi stamattina. Non mi va. Allora, ci siamo. Sono contento molto. Abbiamo fatto, a parte la morte a rotazione con i tizi lì prima, siamo stati nettamente migliori stavolta. Non vi piaccio, mi sembra giusto. Il bello è che Jasper Reykjavik dice: no, lo hanno rifatto Skull and Bones, Francesco. Sì. Sarà Black Flag 2. Cioè, roba che non so dove l'hai letto, Jasper. Io ci ho giocato 3 volte negli ultimi 5 anni. Sarà Black Flag 2, è molto bello. Perché stai distruggendo la mappa?
perché posso farlo. Ma dove le prendi quelle bombette che lanci? Dovresti averle già un po' in tasca, in realtà. Sono le cose esplosive, no, quelle che lanci col cannone. Uguale. Non c'ho niente. No, perché io le deposito sempre tutte ogni volta. E allora vale a prendere su una nave. No, no, col cazzo, sta bruciando. A me Twitch va di cacca, se scrivo si rompe tutto, perfetto. Tu fa l'assicurazione navale? Ma dobbiamo chiedere a Pierre, che è lui che è esperto di, esatto, di barche. È obbligatoria, come sulle macchine. La macchina. Sì. Assolutamente. Quindi non lo so, sono un po' preoccupato per il futuro della roba che deve uscire a breve termine. Non c'è nulla che sto aspettando effettivamente con molto hype. Guardo tutto con molta attenzione. Sono curioso, esattamente come Returnal. Boh, potrebbe essere bellissimo come una merda. Poi vabbè, lì va chiaramente anche molto a gusto personale. E cioè, che, lo sai cosa è fatto? Che Returnal, se sai bene che gioco è, non ti può darti davvero grande soddisfazione. Pure perché loro a livello di shooter arcade sono i numeri, esatto, uno. Ammettendoci dentro una roba un po' così alla roguelike, con brandelli narrativi che si mischiano in base a quel minimo di proceduralità che c'è, diciamo che la cosa è molto figa. Ricordiamoci, secondo me, che siamo dalle parti di PN03, vecchio gioco GameCube poi convertito su PlayStation. Siamo dalle parti dello shooter scuola arcade, coin-op, quindi immaginate i giochi Housemarque, Resogun per esempio, o Stardust, quindi con la valanga di colpi da schivare e poi la possibilità di contrattaccare in un contesto action terza persona, roguelike. Questo porta a pensarla in maniera positiva. Cazzo, anche Halo? Mi ero dimenticato, scusa, prego. No, invece volevo anche rispondere in chat che dicevano, c'era Giavan che diceva: a mio parere, visto che l'anno scorso abbiamo avuto la sorpresa di Immortals Phoenix Rising, la speranza che Biomutant sia un'altra piacevole sorpresa è comprensibile. No, ragazzi, perché Immortals non è fatto dall'ultimo che capitava di là. Non ve lo dimenticate mai che c'era della gente super competente in Immortals, quindi ci può stare che insomma Immortals non è un caso che è venuto così. Ma io Mutant è fatto di un team che deve ancora dimostrare tutto comunque. No, Kina non l'abbiamo mai provato in redazione, ragazzi. No, non l'abbiamo mai provato. No. Quando è che esce Kina? Mi sembra maggio, se non ricordo male, pure quello dovrebbe essere. Ma se prossimo. Beh, dai, deve uscire un po' di robetta. Mi sembra, forse ricordo male, mi sembra, Ah no, agosto, mi dicono. Ragazzi, mi stanno a fanno a fuoco. Sponsorizzato veramente poco. Che cosa è stato sponsorizzato? Immortals. Ah, Immortals. Sì. Perché è uscito purtroppo in questo periodo sfigato, dove Ubisoft puntava tutto sull'assassino. Ma infatti anche Watch Dogs non è andato, cioè non l'hanno spinto. Watch Dogs è andato malissimo. Malissimo. Però non ne hanno parlato loro stessi, e quello è il punto. Dici? Secondo me è proprio che l'interesse è zero proprio. Guarda, ma è impressionato il feedback sul Lenzone del multiplayer. È stata una roba proprio di disinteresse totale. Sì, vabbè, ma scusa, io avrò scritto tipo due o tre pezzi su Watch Dogs Legion in fase di preview francese. Ogni volta cioè, lo leggevo io praticamente mentre lo revisionavo e basta proprio. Ma perché il primo non è andato come la gente voleva, il secondo non è stato abbastanza. Però ti posso dire una cosa? Il secondo, al netto dei personaggi, come gameplay è straordinario. Sì, però i personaggi sono molto importanti. Sono portabili. Ragazzi, dai, esatto, andiamo! Però poi la missione era da urlo. Sì, anche l'idea di questo, che puoi prendere qualunque personaggio in giro, ognuno con la sua personalità, tutte le cose. Molto, molto figo. Però sono usciti quello, l'assassino e Immortals, uno dietro l'altro, ovviamente... Hanno puntato il 100%. Ottobre, novembre, dicembre. Sì, esatto. Che poi
fine ottobre, tra l'altro, Watch Dogs, sì, tipo il 20, sì, no? Sì, era due settimane prima di Assassin's Creed. E loro hanno puntato solo sul cavallo di battaglia. Vedi, e... secondo me alla fine, perché la gente si è rotta le palle di fare sempre le stesse cose per 80 ore, però non è sempre così, perché secondo me, ecco, un The Division 2 o un Legion non è proprio così. Non è proprio così. Che cazzo però, ragazzi, stavo pescando, mi avete ucciso mentre stavo pescando. Alessio. Ma avete pure fatto sprecare la esca? No, Legion è andato malissimo, ragazzi. C'è una barca in arrivo, assaltiamo. Dogs, eh? Sì, 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 che cazzo assalto? Vai all'assalto. E penso sempre loro saranno, guarda. Sempre i francesi. Sono pure senza colpi. Ho visto che hai sparato con molte speranze. Che tristezza. Ragazzi, Ubisoft ha un numero enorme di studi di sviluppo. Non mi ricordo, sono una dozzina ormai di studi di sviluppo. Sì, ma la cosa particolare di Ubisoft è che sviluppano in tandem da varie parti del mondo. Esatto. Questa è una roba che non ho mai capito, come mai non sviluppare direttamente un gioco solo a Montreal, ad esempio, ma ognuno sviluppa un pezzo di gioco. Un po' qui, un po' lì. Esatto. Pom 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 pom. Sail the ship. Pom pom pom. Chop the tree. Pom pom pom. Skip the rock. Pom pom pom. Look at me. All together now. 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 Chiaramente un problema. Però gli ho fatto incazzare, gli ho fatto incazzare, li sto portando da voi. Sì. Ma non c'è nessuno sulla barca. Li ho attaccati, sono salito. Ma li hai uccisi? Preso un pesce fighissimo, ho preso invece niente. No, stavano per uccidere, sono scappato. Ma non vedo nessuno io, però. Saranno sott'acqua. Sì. Forse sono spaventati con te, Alessio. Sì, sì, ogni studio è specializzato in varie cose, però poi dopo, quando esce il gioco, dicono che l'hanno sviluppato quello studio specifico di Ubisoft. Però sì, perché gli si collegano a puzzle. Sì. Tipo la guida di tutti i giochi. Se c'è una macchina, glielo fa Reflection in Inghilterra. Esatto. Però non la vedo una roba comoda. Ragazzi, ci sta il team, poi quello sviluppo. Perché non andate a prendere? Ci sta solo un tizio sopra ed è pieno di tesori, eh? Veramente? Ah, sì? Sì. C'è solo un tizio. Rubiamoglieli allora. Poverino, sono dispiaciuto. Pom 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 pom. Sail the ship. Pom pom pom. Chop the tree. Pom pom. Sto combattendo. Bravissimo. Non ti sfruttano, guarda! Ti vengono le emorroidi. No, guarda! Dietro la luna piena, Alessio che combatte. È morto. Sembra come quella volta che siamo andati. Però voi veramente, voi non siete utili. Siamo arrivati. Ma non c'ha nessuno. Mi ha detto che è pieno di tesori. Non ha un tesoro questo. Ma avete poverino, dai. Ma mi hai fatto uccidere un poveraccio. Dai. Era pieno di tesori. Chi te l'ha detto? No, basta. Accogliamolo sulla nave dicendo scusa. Ma è stato bellissimo, il costo è migliore il prodotto. Beh, non è comodo però per la comunicazione tra i team, che si devono mandare continuamente cose, pezzi, fatti, anche perché a livello di codice non è detto che una cosa funzioni. E sai cosa succede quando metti un codice che non funziona bene col resto del codice? Ci sono i bug. Non so se avete mai sentito parlare di bug in giochi Ubisoft. Sorry man, sorry, don't worry. Ho sbagliato tasto. I'm sorry. Do you like Sea of Thieves? Scusate, chiudiamo con l'ultimo. L'ultima domanda, poi vorrei stopparmi. Ma invece di Knockout City, che opinione avete? A me è sembrato un bel gioco, però sono abbastanza sicuro che a livello di pubblico sarà l'ennesimo buco nell'acqua affossato dagli altri grandi giochi multiplayer già affermati. Allora, è un po' di nicchia. Ma poi Knockout City? Palla a mano. Electronic Arts con la palla a mano. Mi sembra molto valido. Stavo sbadigliando. Molto valido e molto divertente anche quello. Ovviamente giocato in gruppo, quindi non è il mio gioco.
Io mi sono divertito tanto quanto Roller Champions, però è vero, abbiamo giocato io e te 8000 anni fa ormai. No, l'ho rigiocato anche recentemente nelle 150, perché da allora sono uscite 30 beta, è incredibile questa cosa, il gioco non è ancora uscito di Roller Champions, eppure sembra sempre uguale, è incredibile, sempre com'è. identico. Che cosa cazzo è cambiato? Nulla, stanno provando i server nuovi, si vede, non lo so. Sono due titoli molto, molto divertenti, però lasciano il tempo che trovano. Non me lo vedo uno che si mette ore su ore su ore a giocare né a uno né all'altro. Guardate quel poverino sulla sloop, quello ha iniziato a giocare adesso, sta scappando. Ragazzi, io vi lascio giocare, ma stoppo perché è mezzogiorno passato, volevo fermarmi, quindi... Vi lascio giocare con grandissimo piacere. Dimmi tu di Knockout. Salutiamo Pierpaolo. Per me è zero interesse, ma per me non era interessante neanche Roller Champions, ma lì perché rientra nei miei gusti. Io non giocherei mai a Knockout City, ma no, assolutamente. Esatto. Perché non sono uno che si mette a giocare quei titoli multiplayer. L'ho solo visto, non l'ho mai giocato. Quello che ho visto mi sembra un titolo... Però tenta una roba diversa rispetto al solito, perché almeno non rientra nello spara spara e basta, cioè comunque lo spara spara molto furbo, molto, molto attenuato. Non lo so, per me è complessissimo che oggi un gioco multiplayer così, cioè non, che non ha un elemento fortemente distintivo, fortemente caratteristico, secondo me è molto complesso che possa aver successo, secondo me. Poi magari ci stupiranno, però la vedo proprio difficile. Sono d'accordo. Molto difficile. Allora, io ne approfitto per ricordarvi al volissimo, mentre ringrazio il gatto, ringrazio Alessio, ringrazio Francesco, grazie, che questa live di gameplay ritornerà il mese prossimo, ricordatevi, il primo lunedì di maggio. Sì, ma al pomeriggio, sennò Non so che ora morire, sì, il primo lunedì di maggio quando è, ovviamente, a meno che non sia il primo maggio, mo non so se è il primo maggio, evitiamo ovviamente quel caso lì, però altrimenti è il primo lunedì di maggio. Probabilmente anticiperemo alle 7 di mattina, vorremmo fare dalle 7 alle 12, probabilmente cerchiamo di anticipare così da giocare di più. E per tutte le altre live per quanto riguarda multiplayer, ricordatevi multiplayer.it/live. Per quello che mi riguarda, ci vediamo alle 16 con il Tectonic, che so che in molti non sapete che cos'è, quindi ve lo spiegherò alle 16. Grazie. Vi voglio bene assai, soprattutto a te gatto, grazie per l'ospitalità a anche voi. Sul tuo canale come sempre. Ciao super gatto. Io vi saluto e mi metto a salutare le persone, quindi ci vediamo tra un mese e tra poco, adesso ci sentiamo eventualmente. Buon proseguimento! Grazie! Ciao! Baci. Io adesso consegno queste cose perché comunque ho trovato roba di culo, avete visto. È stato un piacere, mi ero dimenticato completamente della live in combo, scusatemi, me ero veramente dimenticato stamattina, però ce l'abbiamo fatta alla fine in calcio d'angolo finale. Vi ho cagati poco, vi chiedo scusa. Purtroppo è stata un po' incasinata. C'è anche da dire che effettivamente la chat scriveva poco. Probabilmente perché vi ho cagato poco io. Mi dispiace di questo. Cercheremo di rimanere un po' più nei ranghi le prossime volte e parlare un po' di più di videogiochi, meno cazzeggio. Purtroppo c'è stato l'attacco da parte dei francesi che ci ha assolutamente incasinati. Però, va bene, è andata così. Stasera andiamo avanti con i Take Two e a questo punto Cozy Groove lo proviamo domani, ok? Cozy Groove lo proviamo domani, quello e in più che cos'è che ho? Ah, quello e The Room 2. Ho sbagliato di qua. Certamente è tanto che si è cacciata, siamo utilita veramente. Allora, perfetto, vi ringrazio, vi raido i termos e gli scriviamo tanti tanti cazzi. Ragazzi, a stasera.